Che cos'è? Beh... Eh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Uh, promettimi di non ridere. Mi voglio fidare. E da in orlondo sei che io ti troverò. Ovunque tu sarai, ti triggerò. E stringerò il controller fra le mani. Mentre cercherò il tuo hitbox, che splendido nell'ombra apparirà. Pimpato come adesso, non lo sono stato mai. E quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo. E

terribile. Lo prendo come un complimento. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati su Esa Twitch, oggi 15 febbraio 2024. Siamo qui riuniti per un'altra serata, pre-serata, in realtà, in realtà il nostro è un appuntamento pre-serale. Siamo qui riuniti per un pre-serale, Dedicato all'igiene mentale, la nostra, e ovviamente vi ho coinvolto in, questo, um, in questa intro. Uh, abbiamo ovviamente del, del materiale da vedere. Sono, sono assolutamente grato per il supporto che mi avete dimostrato uh, negli ultimi giorni. Devo dire che il canale è stato uh, fermo tre settimane. Mi sembra una cosa del genere. Buono, buono. Non, non immaginavo, non immaginavo che eh, ci, saremmo, ci saremmo ritrovati così, ecco così numerosi. Ed è già momento eh, parasocialità. Ho visto Stellar Blade, non so cosa sia, non so assolutamente cosa sia, ma insomma, nulla è escluso dalle nostre possibilità culturali. Intanto mettiamo a schermo le cose importanti perché oggi volevo fare. Era. come si chiama? È eh, quello che, di cui ho parlato l'altro giorno. È. Eh... Eh, Perfect Days. Dave Golden Apple, grazie mille per gli abbonamenti regalati a Tarid93 e a Lastristan tristan Christiansen. Lastristan tristan Christiansen. <ride> <Lass> tristan Christiansen. <ride> grazie mille, grazie mille del supporto. Oggi eh, in live, l'altro giorno, Woody, eh, oggi eh, ci. Facciamo un viaggio non nell'opera di Tolkien, che paradossalmente potrebbe interessarmi meno, ma nel pensiero di Tolkien, di cui non so. Non, non so. In realtà eh, si, si intuisce facilmente, in realtà qualcosa sappiamo già, però comunque di cui non sono assolutamente un esperto, sappiamo che Tolkien è uno... Anzi, andiamo a vedere le date di nascita e morte che io personalmente non conosco assolutamente. J.R.R. Tolkien, vediamo quando è nato e quando è morto, scusa, potrà sembrare banale, ma è nato nel 1892, è morto nel 1973, penso fosse nato ancora prima, ok. Okay, il buon Tolkien ci interessa in realtà come, soprattutto per il eh, pensiero di un uomo d'altri tempi, <ride> Detta molto, molto banalmente, un letterato, un uomo di cultura, eh, chiaramente legato ad una visione tradizionale del rapporto dell'uomo con la natura, eccetera, eccetera, eh, però insomma, non, non l'ultimo sprovveduto, no? teoricamente, grazie De Matt Monk e grazie mille del Prime. <ride> e, e non, ovviamente nessun principio di autorità cioè nulla impedisce a Tolkien di dire una marea di cazzate eh, questo lo, lo diamo assolutamente per buono eh, però no, ci, ci, ci interessa perché un pochino di fiducia immagino possa esprimere dei pensieri strutturati quindi non so come sarà il volume me lo direte voi questo, tra l'altro, è chiaramente uno youtuber non di, di lingua inglese nativo. Sentiamo, abbiamo Tolkien. Perché Tolkien odiava Disney? Interessante. Perché Tolkien odiava le macchine? <ride> questo, non, que, questo perché Tolkien odiava Disney? L'ho visto. Questo non l'ho visto. E poi perché Tolkien odiava l'impero romano? Si è parlato dell'impero romano. Grazie mille, a Pino Boschivo. Com'era la gag pensare tutti i giorni all'impero romano? Treno K dorato. Sempre, sempre più bazze strane succedono sono, sono dei colori tutti hai tempo limitato per ottenere un'esclusiva emoticon k Dora. Mm, ragazzi quasi quasi hanno messo la cosa luccicante quasi quasi ci tengo <ride> e non c'è perché Tolkien odiava Tolkien ma qualche critico <ride> perché Tolkien odiava me ovviamente ma credo che ragazzi sapete che Tolkien ha dissato anche la chat eh? ha detto che siete degli idolatri e, e quindi vediamo come pensava eh, Come è vero, Vinrock. <ride> Come pensava Tolkien riguardo a questi argomenti in un, in un canale di eh, un, un appassionato di, di fantasy e letteratura fantasy? Che mi sembra eh, faccia un lavoro molto onesto, molto tranquillo. Niente di, non è il, il video S impostato no, che vedevamo preso in giro ieri, no? <ride> la chat è indignata. Andiamo a. Un poco conosciuto fatto, eh, iniziava così. Notare questo tizio che non ha una bella pronuncia inglese, però è come se l'è cavata, si sforza, e poi mette il sottotitolo a schermo, e in realtà è una buona, e ovviamente immagini così, è una buona idea per fare un canale in inglese. Tenetelo, non so se qualcuno ha ambizioni da content creator, tenetelo... Uh, in considerazione that he Walt Disney, his works, and the Walt non la sapevo sta gag Interessante. Eh? Grazie Norton grazie mille del Premio. Interessante eh, questo, questo aspetto che Tolkien avesse espressamente no? detto eh, che Disney non avrebbe dovuto mai occuparsi dei suoi adattamenti. Not only did he explicitly state that he never wants Disney to ever adapt his writings, but in some of his letters he openly states his disgust and loathing of Disney's animations disprezzo, eh? disprezzo vero. this may come as a shock and so in this video we'll explore precisely why Tolkien hated Disney. In letter 13, dated the 13th of May 1937, Tolkien discusses the matter of illustrating the American publication of The Hobbit and whether or not those illustrations should be done by an American firm or Tolkien himself. The professor goes on to say, "Let the Americans do what seems good to them. As long as it was possible, I should like to add to veto anything from or influenced by the Disney Studios, for all whose works I have a heartfelt loathing." Quindi non solo cosa che fosse Da, da Disney, ma anche influenzato, quindi è. possiamo immaginare, non un odio personale. Non mi sta sul cazzo Walt Disney perché è uno stronzo. Ma quello stile, quindi, quello fatto da loro, o ciò che gli assomigliano. Quindi, questo non aveva a che vedere con. Uh, Biancaneve ok? Quindi noi siamo uh, sappiamo uh, che uh, Tolkien uh, ma direi di no di anche perché ha detto esplicitamente non influenzato da Disney, ma lasciate fare agli americani. Quindi nel caso un americano non fosse influenzato da Disney, mi pare sia stato possibilista. Uh, Tolkien non sopportava uh, Disney prima di Snow White, ma è notorio il fatto che poi odierà Snow White. Ok, quindi è una cosa che viene da lontano. Beh, well, mi sembra che, come nella lettera menzionata prima, the matter discussed is art, his art, il dislike of Disney must start there. Tolkien appreciated good storytelling, and above all, he appreciated treating children with a little more maturity when trying to convey messages to them, and especially when it came to fairy tales interessante, quindi è un, una questione per Tolkien rispetto a Disney di come trattare i bambini di non considerarli troppo inabili no? con un pochino più di maturità notare che Tolkien è un autore, almeno per quello che ho letto io che ho letto Il Signore degli Anelli, L Hobbit e Pizzi, Spizzichi e Mozzi no? del, del Silmarillion ma rimaniamo sul Signore degli Anelli, L Hobbit. Tolkien è un autore molto eh, come possiamo dire non voglio dire necessariamente didascalico, eh, sì, ma è molto raccontare. No? È molto. Uh, tell, don't show. Ci sono lunghe parti di Tell, don't show nel suo, uh, nel suo modo di narrare. Uh, pleonastico anche, in realtà, sì. Um, quindi, non è un autore. Come posso dire. Mm, io non lo considererei per quelle opere che abbiamo detto, le sue più famose. Sappiamo che Silmarillion è scritto in modo completamente diverso, ma ha un target diverso, non ha importanza. Eh, per le opere narrative più famose non lo considererei mai un autore difficile, anzi, eh, l'Hobbit è certamente un romanzo per ragazzi anche molto, molto giovani. Il Signore degli Anelli, ma anche l'Hobbit hanno dei valori per adulti, ma anche Il Signore degli Anelli è un romanzo leggibile per ragazzi, scritto per dei ragazzi, magari più maturi, ok? Certamente può essere letto da adulti, non c'è dubbio su questo, e questa è una delle qualità, però comunque sono libri che portano abbastanza e forse troppo per mano il lettore no? rispetto a scrittori più blasonati eh, per la qualità della loro scrittura, che non è quello che rimane di Tolkien, okay? può rimanere il significato allegorico, l'immaginario che è riuscito a creare, okay? queste sono le cose eh, a mio avviso di Tolkien, oltre all'incredibile studio sul linguaggio, i linguaggi inventati, eccetera, eccetera, però, eh, poi allegorico a lui non piace, però insomma il significato metaforico eh, delle sue storie e l'immaginario che ha creato. No? Andiamo avanti. Based on later Ho ricevuto un emoticon K dorato per 24 ore, un emoticon hype 3. Scusate, è sta casa del, del, della cosina, la cosina dorata. Dorata. È dorata. È dorata. Ok, ok. C'è un emoticon dorata. Brilla, sbrilluccica. Dopo parleremo anche di cose che sbrilluccicano in relazione alla carne umana. Eh, e non ce l'avete, da ora dovreste avercela tutti, scusate, non ce l'avete? Beh, scusate, non è a voi che arrivano queste cose, mica arriveranno a me. Sì, dovreste avercela, dovreste avercela. A me, ma io che me ne faccio di un emoticon K dorato, scusate? Quella sarebbe bella, quella si vorrebbe veramente. Ma a me me la dà l'emoticon. Ah, vede Pino Boschivo, però è arrivato anche a Pino Boschivo. Quindi, ragazzi, dovete ravanare meglio tra le vostre emoticon disponibili, che, tra l'altro, saranno infinite, perché comunque c'è cioè, tra tutti i vari hype train e robe varie. Cioè, dovreste avere una quantità di emoticon sconfinata. Usate sempre le stesse, quelle che mi mettono più in difficoltà. Tra le altre cose, vedi Albi. Questa proviene viene da qualcosa a cui sei abbonato, in My Humble Opinion. No, non lo so. Eh? A ah, solo chi ha partecipato a questo hype train, Madonna! Molto selettiva la faccenda, scusate la parentesi su come funzionano queste strane cose. Però... Ok. Ok. Ah, qui, quindi così si motiva. Ho capito, ho capito, ho capito. Ehm, andiamo avanti con il buon... è, un, è un gatekeeping vero. È un gatekeeping vero. Blastoise. Andiamo avanti. <ride> When trying to convey messages to them, and especially when it came to fairy tale. Okay, quindi i racconti, racconti uh, fantastici, diciamo target uh, i bambini, okay. Based on later letters as was his essay titled "On Fairy Stories," Tolkien did not appreciate the increasingly popular trend of the time, especially in the media and the products he felt Walt Disney was producing, of dumbing down storytelling. Dumbing down, quindi vedete poi queste cose cioè, sono, sono vecchie come il mondo, cioè dumping down è, è, è rendere più stupide, no? Rendere eh, non è una questione di eh, accessibilità, non è che Tolkien dice sono diventate più facili, sono diventate più accessibili, perché il target rimane quello, eh, pensiamo all'Hobbit, no? quasi infantile, molto giovanile, eh, ma sono più stupidi. ...for children, of changing... Them.

perché considera i bambini meno di quanto li consideri Tolkien, ok? Ma per ragioni commerciali. Ora, il successo commerciale di Tolkien, che è sconfinato, ok? È diventato un autore letto e riletto in ogni parte del mondo, ben oltre la sua ordine, è raro avere <ride> un successo del genere, ok? Ci mostra come in realtà lo stile di Tolkien, che chiaramente Tolkien definirà se stesso meno sempliciotto di Disney, evidentemente, poi a ciascuno i suoi gusti, lo stile di Tolkien non gli ha impedito di avere un vasto successo commerciale, però il successo di Disney è ancora più grande, okay? soprattutto a lei, perché oggi Tolkien noi lo leghiamo molto al, uh, ai film, all'acquisizione Amazon e quindi la serie, eccetera, che è sempre stato un autore di, 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 molto letto, eccetera, ma non, si, non può essere paragonato a quello che sono stati i film di Disney, che già erano i film di Disney all'epoca. No? Che sarebbe cappuccetto rosso, direi così a naso. Skippiamo, non schippando questa pubblicità che ci dà noia

Sai, Vinrock, che non ti so rispondere con esattezza. Credo che Tolkien abbia goduto di un, di un successo commerciale già in vita. Però non so quale sia la progressione del suo successo commerciale. Direi che eh, abbia visto parte del suo successo. Faccio semplicemente un'abduzione. Direi che Tolkien abbia eh, visto parte del suo successo commerciale perché... Molto intervistato negli anni tardi della sua vita, quindi, evidentemente, c'era un, un interesse mediatico nei suoi confronti, che avrà avuto un qual, una qualche ragione di, di, di successo delle sue opere. però non so quale sia la, la progressione: cioè, non so se sia stata una cosa immediata, un boom, o, oppure no. Lo potremmo vedere su Wikipedia eh, a dire la verità. <coughs> vediamo, vediamo The Matt Monkey, vediamo. No, ma io no, no, non sono qui per dire che Tolkien ha ragione, però mi interessa vedere cosa dice. must not have felt right to him. In order to convey these messages, Disney simply pursued a style of animation that was often exaggerated and whose aesthetic was not something Tolkien must have wanted for The Hobbit, which could explain the quote. This is my best attempt at explaining a quote that is often misrepresented and perhaps even lost to time. Nonetheless, Tolkien's views on how fairy tales should be treated are clear. In his essay on fairy stories, okay. Tolkien states that it is true that in recent times fairy stories have usually been written or adapted for children but so may music or verse or novels or history or scientific manuals <laughs> it is a dangerous process even when it is necessary so would a beautiful È interessante, sono riflessioni interessanti, è un processo pericoloso anche quando è necessario. Naturalmente può essere necessario rendere accessibile anche per bambini eh, uno, qualunque tipo di, di opera, però è un processo pericoloso perché eh, richiede una grande maestria a gestire quello che si perde no? e a seconda della tipologia dell'opera bisogna fare delle scelte diverse perché ovviamente a un manuale scientifico interesseranno delle cose, a un manuale di storia ne interesseranno delle altre, non è così banale che cosa è così saliente, che cosa può essere tolto,

l'abitudine la, di somministrare qui nel caso delle fairy tales ok? le storie fantastiche l'abitudine di somministrare la versione più accessibile la versione dumbed down come avrebbe detto lui no? anche per sempliciotti come la riteneva lui finisce per essere di fatto un ban delle versioni originali questa cosa non è del tutto sbagliata nel senso che noi di, e tantissime persone ma queste sono cose che le sentivo dire quando ero piccolo eh Conosci Pinocchio solo per il cartone Disney? Conosci Pinocchio eh, solo per il. È il solito discorso, eh? Ma sai, il bambino, il ragazzo avrà avuto accesso a Pinocchio eh, grazie a Disney, altrimenti non avrebbe. Ma quasi nessuno fa lo step successivo e conosci Pinocchio solo per la versione Disney, conosci solo questo per la versione Disney, eccetera. Um, la versione originale, le versioni più complesse, più tetre, no? Finiscono per essere perdute perché commercialmente non più. Eh, altrettanto interessanti, soprattutto se pensate no, che eh, tante storie riprese da Disney eh, erano magari nell'originale più, più macabre o avevano dei, dei risvolti più, eh, più pesanti, no? magari anche riferimenti al, a temi scabrosi che vengono totalmente a mancare no, nei, nei rifacimenti. Nel momento in cui i rifacimenti, grazie al loro successo, diventano per così dire la versione ufficiale, percepita come ufficiale, commercialmente la versione ufficiale eh, di quelle opere, eh, le versioni originali sono quasi non più commerciali. Commer sono diventate più scabrose. Ok? Perché prima erano soltanto dei dei fairy tale magari d'altri tempi di grande impatto potevano essere per alcune tematiche eccetera. Dopo diventano la versione scabrosa della versione ufficiale e quindi anche un po' più, più disturbante di quanto sarebbero se non ci fosse la versione ufficiale di Disney, no? Questa è una cosa che può essere interessante. Now, in would the end be ruined, ruined indeed in so far as they have been so banished, they have been ruined. The value of fairy stories is thus not in my opinion to be found by considering children in particular. Okay, quindi già non soltanto considerare, uh, sol soltanto Collections of fairy stories are, in fact, by nature attics and lumber rooms, only by temporary and local custom playrooms. Their contents are disordered and often battered, a jumble of different dates, purposes, and tastes. But among them may occasionally be found a thing of permanent virtue, an old work of art, not too much damaged, that only stupidity would ever have stuffed away. I strongly feel that if you have read The Hobbit itself, everything I just read makes perfect sense. Okay. Of it had... Quindi Tolkien ovviamente con... Uh, esatto, mi stupisce. Tolkien ovviamente con un'opera come Lobbit, Hobbit intende... Entra qui cerchiamo anche di capire che cosa gli può avere dato fastidio. Intende far, far sì che la sua opera vada a far parte di una tradizione e... Perché, non voglio, perché dice, non voglio che Disney neanche le, si, si sogni di adattare, no? Perché percepisce che così eh, verrebbe sottratto eh, dalla tradizione di cui vorrebbe far parte e probabilmente la, la sua stessa opera finirebbe per subire quella semplificazione che di fatto la cancellerebbe. E lui tiene che questa cosa non accada. In un certo senso, non so cosa avrebbe potuto pensare dei film di Peter Jackson... Ma se pensiamo alla saga, alla serie, scusate, Amazon è, è immaginabile un Tolkien che dice: ma così penseranno che questa è la mia roba! Ma probabilmente avrebbero pensato anche con il film, no? Vediamo children in mind of course bella questa cosa questa è una cosa ovviamente molto soggettiva eh, per quello dice il ragazzo del video grazie Orfeo, grazie mille del premio uh, il figlio di Tolkien odiava il film di Peter Jackson sono due persone diverse però interessante uh, non dubita mai della tua intelligenza ovviamente questo è un giudizio da lettore che ognuno, ognuno poi avrà il suo giudizio sull'obiettivo l'ho letto cent'anni fa dirvi, dirvi che me lo ricordo bene sarebbe una follia quindi non mi esprimo in ogni caso se lo diamo per buono il fatto che l'hobbit non dubiti dell'intelligenza del lettore potrebbe essere quell'elemento che fa di un racconto per ragazzi un racconto anche per adulti. Nel senso che fa di un racconto per ragazzi un racconto, eh, un romanzo breve, quello che è, eh, apprezzabile anche dall'adulto. Quel dubitare della tua intelligenza, ok? C'è da dire che un autore molto. Eh... Però non è esatto. Il... Stavo per dire una cosa, ma non è giusta. Eh... È vero che Tolkien è molto raccontare a volte uh, rispetto al mostrare. È vero che è didascalico, ma perché è un autore molto interessato al world building. E, e quindi no, non è esattamente lì dubitare dell'intelligenza, attenzione. Uh, vado va avanti. Intelligence. It is not enjoyable just children. It retains a eh, secondo me è più un limite suo come narratore, nel senso che fai, a, a volte sente il bisogno di ora ti racconto e ti spiego tutto, eh? anziché farlo emergere eh, organicamente, okay? questo però è un limite del narratore, non è una sottovalutazione dell'intelligenza del lettore, in my humble opinion, andiamo avanti. E eh, alla fine è illusore per forza, tanto schiate, eh, anzi è, è giusto, Frazo, la morte di Tolkien e il destino delle sue opere al di là dell'illusorietà sempre illusoria di gestire le interpretazioni ma la morte di Tolkien e il destino delle sue opere ci dice tutto sulla morte <ride> sulla morte in generale e sulle nostre pretese post-mortem a 360 gradi sull'intelligenza non è piaciuta solo per i bambini ritiene una maturità timida per tutti beh era la riga dopo un bambino può solo capire alcune parti del libro ma piacerà l'interiorità di questo e gradualmente con la maturità riuscirà a capire il resto

Tolkien was a man of a different major reason why Tolkien disliked Disney's movies. Naturally, Tolkien was a man of a different age. Ma dai, bugot, scusa, un Ma dai, è grazie invece. Ne parlavamo ieri. Addicted to video games. Ah, ma dai. Lezioni saltate, pessimi voti. All'età di 21 si sposta in India. Diventa un monaco. Questo è il ragazzo, il tizio di Altigamer GG. Pazzesca sta cosa. Grazie. Dopo magari ci guardiamo. Figata. Grazie. Scusate, mi sono perso filo a 10 volte. Grazie Dust, grazie del Prime.

Non sarebbero, secondo me, per niente piaciute a Tolkien, per quanto ne vogliono richiamare l'immaginario. Sono un, un, un po' burine come immagini fantasy, alcune di queste comunque hanno importanza. Questo è ciò che voleva Tolkien. About here weren't just stories; they were things. Precious to him, they were a part of his life, as well as the very cultures and peoples and languages he adored most. And these new adaptations of these stories were things never seen before. And this certainly plays a vital role for his dislike of them. Without said, let us finally talk of Snow White. Okay, quella No, Snow White.

il film animato, insomma, il cartone animato di Biancaneve è stato un evento immenso nella storia del cinema. Ok? Per la qualità delle sue animazioni. Per... Sì, diciamo per la qualità delle sue animazioni principalmente. E non è poco. Per i suoi colori. Eh? E quindi, insomma. È considerato un capolavoro. Ok? Scritta tesi triennale sull'inoffensività dei nani post-Walt Disney. Ma dai? Il primo lungometraggio addirittura animato della storia. Vamos là. In 1938, his Lewis, and they both it. Lewis, non è piaciuto nessuno. Quindi, C.S. Lewis concede no? lo stile artistico e l'animazione. So, Tra le altre cose viene, viene da, da chiedersi no? se, se non possa essere stata una qualche forma di slide indoor della storia, no? Se il primo film di animazione e la prima grande casa di animazione sarà Disney, eccetera, eccetera, con questo stile, con questo tipo di adattamento, con questo tipo di eh, attenzione al pic commerciale, ovviamente, e, e inoffensività, non solo dei nani. Eh, viene da domandarsi se le cose fossero andate diversamente. L'animazione comunque avrebbe avuto un suo spazio, avrebbe avuto forse, chi lo sa. Eh, è difficile senza Disney immaginarselo, però. Certamente culturalmente, adesso noi pensiamo a Disney, la, la Disney di oggi, ovviamente che ancora ha un impatto culturale gigantesco e combatte delle battaglie culturali e politiche importantissime, discutibili. Ma Disney ha avuto un impatto culturale gigantesco per l'umanità, almeno l'umanità occidentale, sin da Bianca Neve e Sette Nani, ok? Quindi, interessante. Point on which Tolkien agreed. In the movie... E quindi Tolkien era d'accordo con elogiare l'animazione, ok? All enjoy Disney's depiction of the Dwarves, a point on which Tolkien agreed. Certo, certo, certo assolutamente sì. In the movie, the Dwarves are depicted as simple drunken fools that only serve as comedic relief and are completely different to the Dwarves of Tolkien. this ancient and mythical people lost to time. E lost, eh? Che sono andati perduti nella, nella trilogia, eh? comunque. In his mind, Disney had taken a concept that was very dear to Tolkien's heart and deeply Dove sono quasi di nuovo un comic relief. Il <laughs> in tradition and he turned them into Goofball. Il rutto di Gimli, ragazzi, uno dei momenti più cringed che io abbia mai vissuto al cinema that was very dear to Tolkien's heart and deeply rooted in tradition, and he turned them into goofballs whose entire purpose of existence was being a joke. To Tolkien, what Disney was doing was commercializing something important to him into comedy, while also potentially hurting traditional fairy tales and even children's intellectual development alongside it. pensa ai bambini molto, pensa alla tradizione, pensa a perdita culturale, e ne soffre. E la critica. Comunque è impressionante, cioè, vedendo questa sfilza, no, da Bambi a... alla La Sirenetta, eccetera. È incredibile, è veramente incredibile quanto. quale sia stata la. davvero l'influenza la... culturale di questa. Di questo studio di animazione, oggi multinazionale, che possiede la ESPN, possiede, so, la CBS, possiede l'infinito: no? eh, quanta influenza. Io poi, cioè, Robin Hood non è. è, è L'ho visto di recente, relativamente recente, perché non l'avevo mai visto. Molti mettono Robin Hood contro La Spada nella Roccia come i due più belli. Per me non c'è un paragone, meglio La Spada nella Roccia. Se penso alla Spada nella Roccia, è per me è un capolavoro proprio un capolavoro una cosa stupenda su tutti i livelli ehm, comunque sia insomma de de devo dire che eh, la preoccupazione di Tolkien non è mal riposta cioè Tolkien ci aveva visto giusto aveva capito quale sarebbe stato eh, o forse era solo un timore che si è rivelato giusto comunque diciamo che ci ha, ci ha azzeccato quale sarebbe stato comunque l'impatto culturale del modello Disney ehm, Ma bisogna ricordare che questo è un giovane, nel 19th century, che dedicò la sua attività a questi mythi. Scusate, data di nata, già che abbiamo visto, no? Sì, che poi è nato nel 1892. Com'è l'892? Nato nel 1892. Mi, mi fate venire la curiosità quando è nato Walt Disney? Perché, in realtà, credo che non valga solo per Toll. Eh, 1901. Vabbè, insomma, questione di lana caprina. 1901-1966. 892-73, assurdo! Cioè la vita di Walt Disney è compresa all'interno della vita di Tolkien, veramente assurdo. È nato prima ed è morto dopo, grazie a Jacopo, grazie Model Prime. Sì, 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 c'è poi un sacco di storie, per carità, per carità. Io non ho molto il fetish della, della storia dell'animazione Disney, però ah, certamente sono state una quantità di persone che ci hanno lavorato, non c'è dubbio. Ci ha messo del suo per morire presto. Era un vizioso, non, non so solo che era un noto antisemita. Non so, non so niente di Disney, in realtà, non me ne è mai fregato tanto. Eh, mazza. In vita li ha vinti tutti. Serio? Serio? questi li ha vinti in vita tutti questi Oscar? Però, incalito fumatore, ok. Pensate. Ma è morto di quello? Vedi <ride> la superiorità della pipa sulle sigarette. Vediamo la morte di Didi, scusate, mi avete messo il fetish di come è morto Walt Disney. A parte giorni si pallido e febbricitante, la conferenza stampa, il suo impegno in Disney World finì l'autunno 66. Nell'estate di quell'anno gli venne diagnosticato un tumore al polmone sinistro. Yes. Che poi, eh? Però, presumibilmente sì. È morì il 15 dicembre, 65 anni. Ah, ah, ah. Pensata. Pensata. Io l'unico nome che si chiamava Carl Banks, l'unico nome di, di disegnatore famoso Disney era quello di, di, di Paperino e, e Zio Paperone. L'unico nome che, 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 che so che, che so qualcosa. Non sono veramente mai stato un appassionato. Per quanto da piccolo leggevo Topolino come tutti e molti, molti cartoni Disney sono stati per me belli. Però non, non, non tanto. Cioè, io comunque sono sempre stato... Versante Giappo. In realtà li ho visti a parte da, da piccolo vidi che mi piaceva gli Aristogatti e Lili il vagabondo, che poi probabilmente sono della mia epoca, non boh, mi ricordo. Però, tipo Dumbo l'ho visto da, da adulto. Uh, vabbè, la spada e la roccia mi piaceva da morire. Che ha sicuramente dei disegnatori diversi, perché ha uno stile tutto suo, che è sicuramente più in comune con uh, eh, dicevamo Robin Hood. Però, sì. Però la mia il mio primo VHS del eh, 70 ok quindi un po' prima il mio mh, red e Tobi. Sì, Red Tobi, me lo ricordo. Il mio primo VHS il primo VHS che ho comprato nella mia vita fu Pippo Star delle Olimpiadi. Che faceva morire da ridere. Mi piaceva tantissimo, Pippo Star delle Olimpiadi. È passato un po' di tempo. Sì, anche io odiavo le canzoni. Sì, 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 sì. sì. Anche io non sopportavo quando iniziavano a cantare, mi dava noia. Che shogi invece. Adoro i musical quando sono belli ovviamente. Eh. Eh. Chiama, la videocassetta si chiamava Pippo Star delle Olimpiadi. No, quelli che nominate li conosco di fama, però non. Zero. zero, zero, zero. Non ho mai visto Peter Pan di Walt Disney. Paperino Carioca? Avevo una versione libro. E così, poi vabbè, ovviamente Topolino, poi ehm, c'erano bellissimo no? gli albi delle giovani marmotte e eh, qui qua qua e Paperino che giravano il mondo con, eh, con tutti gli animali. Erano era delle cose divulgative sulla natura, però con Disney di mezzo. No? Non conosco, non conosco. I don't know. Vado avanti. in fact as covered in a previous video one of the major reasons for why he spells the word dwarves as shown on screen is in order to differentiate them from the increasingly popular dwarves that disney in part introduced to popular culture in the years that followed the release of snow white and up until the end of his life tolkien's opinion of disney's works did not improve and with every film that succeeded it, the phenomenon Tolkien first described in his essay became all the more apparent. A contributing factor may also be the widespread popularity of these films throughout the globe, and how this popularity may corrupt the creatures featured within, such as the dwarves, but also these folks, in general. Che... In the popular imagination. Ora non funziona neanche K. Okay. Non dimentichiamoci che da un punto di vista commerciale le grandi fiabe della tradizione mettiamola così sono... delle sceneggiature comode già scritte ovviamente vanno rimaneggiate per renderle ultra commerciali ma se io sono Disney eh, ho, ho grande eh, o gra faccio un bel affare a tirare fuori a ritirare fuori che ne so Pinocchio, Peter Pano quello che è eh, proprio perché presumo che siano già forti nell'immaginario della gente no? Quindi è una bella idea ovviamente eh? <coughs> è Don Bluth Bluff il, il design è suo del personaggio spada e una roccia fantastico veramente fantastico eh? <coughs> Brisby, non so cosa sia cos'è Brisby? Mm -mm -mm. this misrepresentation of the stories he loved so deeply becoming so widespread in my belief must have influenced tolkien's opinions on disney in a nineteen sixty four letter written to a miss jane curry tolkien states that i recognize his talent but it has always seemed to me hopelessly corrupted. come corrupt, like saruman though in most of the pictures proceeding from his studios there are admirable or charming passages. Quindi ci sono delle concessioni, non è che proprio Tolkien diceva che sa a merda. The effect of all of them to me is disgusting. Some have given me nausea. In a 1965 letter, he expands by definitively stating that neither he nor his publishers have any intentions at all of permitting Disney Studios to adapt any of Tolkien's writings. It should be mentioned, however, that talks were apparently held with Disney at some point, in which a representative of Alan and Unwin, Tolkien's publishers, approached Disney about turning *The Lord of the Rings* into an animated film. Though Disney declined due to the high costs they predicted for the production, these talks, it is assumed, were. Without the permission of Tolkien himself. Si presume, Ultimately, okay. my personal understanding of Tolkien, despite what he may have written, is that he was not a hater of individual What he was was a hater of certain things that certain individuals did. This we give for good. This is a specification. It's a specification. Very much. We are in the era of internet. We specificare to specify this stuff because Non direi Frasco. Mi sembra che lui l'abbia motivato e anche giustamente: cioè, ha parlato proprio di una semplificazione e di una. Eh, di, di, proprio la versione sempliciotta, no? Dumbed down che dicevamo prima. Ma è abbastanza innegabile che lo siano rispetto agli originali, poi uno può dire che se ne frega, però eh, non mi sembra che sia una, così uno sghiribizzo da idiosinc idiosincratico. Ecco, lui ha dato le sue ragioni. Poi uno può dire preferisco preferisco Topolino e, e Pippo, cioè, ci sta non c'è nessun problema però mi sembra che sia si, si una cosa che rientra nella sua filosofia nella sua visione del mondo poi uno può dire non è la mia e ci sta chissà cosa penserebbe dell'infotainment magari mi piacerebbe ...that went against what Tolkien considered to be the ideal on a societal level or simply artistically It has been said by those who knew him personally, such as his son Christopher or close friend C.S. Lewis, that J.R.R. Tolkien did on occasion use exaggerated language to make a point, such as using loathing or disgusting, but it was often never as deep as that. Nonetheless, his dislike of Disney's works on an intellectual right, level cannot be chiaro. denied, nor his absolute refusal to work with him. And so I hope now you have a better understanding of Tolkien's beliefs on fairy tales, their adaptations, and Disney itself. E Disney era un super fan di Tolkien. Ci sta, io... Cosa, cosa, cosa devo dire? Sono, sono, io non sono super fan di nessuno dei due. Sono due, due figure storicamente importantissime. Disney per, per la storia dell'animazione, ovviamente, e per, per il mondo dell'intrattenimento, perché comunque il linguaggio delle opere di Disney... Si, po si, si potrebbe provare a, a ipotizzare l'influenza non ricevuta da Hollywood ma su Hollywood perché secondo me ha dettato non voglio dire uno standard ma a, a livelli diversi magari di semplificazione ma penso che proprio a livello imprenditoriale la figura di Disney sia allucinante un uomo che aveva veramente capito molto bene come eh, Vendere una storia e, e quali fossero le caratteristiche che la storia avrebbe dovuto avere per essere venduta, ovviamente. E, e quindi non lo so. È difficile dire la, la figura, cioè, il valore intellettuale delle opere di Disney. Certo, se sei un disegnatore, un animatore, ehm, e poi ci sono alcuni cartoni che sono bellissimi, penso, per chiunque, no? Però capisco un po' la posizione di Tolkien. Comunque. Eh, è roba un po' dumbed down, sicuramente sì. Non, non ha tutti i torti, secondo me, Tolkien. Però fanno, in realtà fanno... È che forse Tolkien non aveva la, la, la forma mentis, forse, per capire che fanno cose diverse. Cioè lui e Disney facevano cose diverse. Eh, boh. Non so quale... Uno potrebbe dire, eh, ma se non ci fosse stato Disney non ci sarebbe stata no? un certo instupidimento, ma non credo, sinceramente. Non credo neanche che ci fosse fino agli anni più recenti. Sono proprio cose diverse. In tutto questo, a volte, sentendo questo discorso, un pochino mi viene da pensare da che pulpito. Nel senso che Tolkien ha fatto cose di, di, di valore, per carità, però non è che fosse. Insomma. Mh, boh. Però è comunque interessante l'opinione di un letterato di, di un'altra epoca su, su Walt Disney. E in generale la, la visione, penso, penso perché non l'ho ancora vista, ma presumo no? quando parlo, vedremo che Tolkien vedeva le macchine, possiamo boh, vedere le automobili, eh, la visione sulla modernità di, eh, di un uomo che ha ah, sicuramente attraverso Saruman no? e gli orchi, eccetera, eccetera, descritto in qualche modo la, la modernità, l'industrializzazione in termini negativi. No? Non lo so. È, 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 è bizzarro che la rilevanza di Tolkien oggi debba tanto alle riduzioni cinematografiche eh, è forse inevitabile è molto disneyano <ride> eh, eh. sì non credo neanche io Franz. non credo assolutamente non credo assolutamente eh, ma ludista... Beh, i luddisti in realtà erano proprio quelli che davano a spaccare le macchine eh, quindi erano quelli che passavano all'azione tecnicamente Sicuramente, sicuramente non un innamorato probabilmente Tolkien ha alcuni, alcuni elementi della sua filosofia della sua visione in comune con uh, Hayao Miyazaki mi viene da dire abbastanza presumibile forse a Tolkien sarebbero piaciuti questo è, di, è impossibile dirlo forse a Tolkien sarebbero piaciuti di più i film di Miyazaki forse sì, forse alcuni sì chi lo sa so? Anche perché poi, ripeto, il, il suo dislike verso le opere di Disney è per la relazione delle opere di Disney con gli originali. Perché a quanto pare non aveva problemi a riconoscere la qualità dell'animazione la bellezza di alcune sequenze, eccetera. Andiamo al rapporto di Disney con le automobili. Gli sarebbe piaciuto Dark Souls? Chi lo sa? È un po' sì, Jack, un po' sì. E vediamo 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 Tolkien nelle automobili dai. in my previous on Tolkien's and beliefs, the professor held many strong opinions that would often times be viewed as peculiar in the eyes of his contemporaries and most especially in the eyes of the people of today. In fact, while discovering his more obscure letters and interviews or first hand accounts of those who knew him, may... Qui stiamo una cosa importante qui non si tratta della biografia dell'autore, non stiamo ravanando nella biografia di Tolkien, ma in testi, come possono essere le lettere, eccetera, in testi a volte anche pensati per essere privati, comunque in testi minori che fanno di Tolkien per fama, perché qui c'è un principio di autorità, non c'è ragione per considerare Tolkien tale se non il fatto che è Tolkien, ok? Che fanno di Tolkien un pensatore. Cioè, stiamo trattando Tolkien come se fosse un pensatore. Tutti siamo pensatori, tutti pensiamo. però, stiamo trattando Tolkien come se fosse un pensatore rilevante. In realtà è rilevante soltanto per il principio dell'autorità, per, per il successo delle opere che ha scritto. Poi andiamo a scoprire e a vedere che cosa pensava. È, un, è più una curiosità, no? E il, il gusto di confrontarsi per accidentalmente con uh, un uomo d'altri tempi, no? e interviews, o le di persone che You may, for example, stumble upon his views on motor vehicles and okay. the increasingly widespread use of the combustion engine throughout the world. Questo mi porta a pensare, mi, mi fa uh, ripensare... Ecco su Disney? Ma dai, questo potrebbe essere interessante. Walt Disney secondo Umberto Eco e Gianni Rodale. Oddio, forse l'avevamo anche già visto. No, calenda, e, e le rilevanti sono le opere... Eh. Se noi trovassimo un, un libro di cucina di Tolkien, è eh, questo che intendevo dire, eh, probabilmente lo verrebbe pubblicato e verrebbe anche comprato, ma perché è Tolkien. E <ride> non certo perché è quello, o oh, magari. Sì, però facciamo finta che non sia stato un grande cuoco. Quello che diceva sulla cucina non, non avrebbe mai reso Tolkien rilevante, probabilmente la visione filosofica di anzi, senz'altro, la visione filosofica di Tolkien non avrebbe mai reso Tolkien rilevante, è, è stato il signore degli anelli e Lobbit a rendere Tolkien rilevante, poi si va a ravanare qualunque cagata abbia scritto perché è, è diventato Tolkien, ma Tolkien è diventato Tolkien grazie alle opere rilevanti che ha prodotto. E dopo c'è il come si va a vedere le lettere private di Kafka, perché no, vabbè, le lettere private di Kafka hanno fatto storia, ma magari vai a vedere che cazzo scriveva Joyce, che scriveva l'amante, mettiti a pecorina, no? su quelle robe lì. Ora non siamo arrivati a quel livello lì. Mio fratello mi ha regalato un libro sulle letterine di Natale che Tolkien scriveva ai figli. Esempio, esempio, ad esempio. Conosci il parere di Nabokov su Dostoevsky? Assolutamente no, ma... Ho avuto la sfortuna di conoscere il parere di Baricco sul maestro e Margherita, e stavo meglio senza. E Mozart e la cacca mandata la sua, Non lo sapevo. Anche questo probabilmente, è una cosa che sarei stato meglio senza. Vedete? Il problema è di conoscere un po' troppo uh, gli idoli. Idoli, si fa per dire, eh, andiamo avanti con Tolkien sulle auto. Prima che sia troppo tardi. In questo video we'll examinare questo lesser-knowned aspetto di J.R.R. Tolkien's beliefs, in such words, as well as discovering some... Diciamo, ecco, diciamo per utilizzare, per citare, <ride> per citare Baricco, diciamo che rispetto magari alle lettere in cui, o alle sue riflessioni su Walt Disney, Tolkien ha fatto cose più atletiche, no com'era? Più atletiche? Era atletiche la parola che ha usato, no? No, com'era, com'era, com'era? Com che ha detto seta non è la sua opera migliore? Eh, qual è l'aggettivo? Ah, sto male! Acrobatiche, scusatemi, acrobatiche. Diciamo che Tolkien ha fatto cose più acrobatiche. Rispetto, <ride> rispetto al, alle lettere. <ride> Ho fatto cose più acrobatiche. Sto male. Farmaceutico <ride> scombiccherate. Forse. Interesting facts about his life that were the direct result of his hate of automobiles, to start off. Ah, a proposito, scusate, mi sono di mezzo, sono partito per mille tangenti. Questa cosa mi fa venire in mente un articolo che stava sul post un po' di tempo fa, non so se l'avevano letto, che parlava dell'impatto delle automobili sulla società eh, da un punto di vista della percezione di, di quelli che se le sono viste arrivare e di come ovviamente le automobili non nascono con corredato un codice della strada e corredata la ovvietà. Come ci si comporta con le automobili sulla sveglia. E quindi c'erano un sacco di incidenti all'inizio e furono fatti non pochi investimenti a livello proprio lobbistico. L'articolo lo spiegava meglio, però il punto era questo: furono fatti non pochi investimenti proprio da un punto di vista lobbistico da parte di Ford principalmente per far sì che le automobili si affermassero perché non erano pochi a dire: Ma che è qua, questo mi viene addosso, questo mi investe, Come cazzo, oh, ma che è starò. Per noi è talmente banale, no? c'è il cavallo, c'è l'automobile, l'automobile vince di palo, un po' non vincere. no, Forse poteva anche non vincere, perché non, non era così uh, liscio l'ingresso dell'automobile nella, nella quotidianità delle persone. No? Questa è una cosa, in quell'articolo lo spiegavo molto bene. <coughs> Investimenti stradali, esatto. <ride> sì, 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 mi stupisci, assolutamente sì, assolutamente sì. E alzo leggermente il volume. E andiamo avanti. It is well known how much Tolkien disliked industrialization as a whole. He okay. disliked it so much that portraying okay. it okay. in a negative uh, aspect okay. in a variety of ways was a major theme of his entire legendarium, and especially The Lord of the Rings. Some of the ways in which he portrays industrialization negatively is, of course, his depiction of Isengard and Saruman. The White Wizard and the realm he has forged is the result of performing what Tolkien considers to be the unnatural treatment of the land, okay. its utilization to the point of destruction. È qui che vedo... Tra l'altro sarebbe interessante... Chissà se Tolkien è stata una fonte di, di Miyazaki. Questi sono un po'... Cioè, Tolkien e Miyazaki, inteso come Hayao, hanno un po' di cose in comune, ce le hanno. Il codice della strada è l'unica religione che professa. <laughs> C'è Lentano pure, attenzione che giusto, è giustissimo. <laughs> ...where nothing is left standing. No resource is enough for Saruman's furnaces. Not enough trees are ever cut down and burned. No stone is left unturned. The beautiful forests of the region are defiled. They are assaulted. And the only thing left behind? The debauchery of Isengard's expansion. Black, dead land, devoid of life. This is also the way in which Mordor and Sauron's own empire is portrayed. Like Saruman, Saruman and his orcs use evil contraptions and machinery and unholy technologies made with the sole purpose of destroying nature, stripping it of its sanctity, and changing the way of life of the conquered for the sake of fueling the Dark Lord's ever-expanding empire. Ovviamente, nel caso di Miyazaki Hayao, eh, c'è il discorso dello shintoismo. per una sensazione, una percezione, una visione anche di, di sacralità della natura di tutti i suoi elementi, no? An empire so rotten to the core and lacking a soul that it does not care about the most sacred and important thing in the world, life. And what is nature, if not life? Okay, questa domanda ci, ci fa un pochino... Eh, ci mette in difficoltà perché questo, questo video usa natura nel modo naif, per cui è natura, in realtà è natura anche quello che fa Saruman, però abbiamo capito come sta usando natura, natura è, è, la, è madre natura dei puffi, ma va bene lo stesso... you're awake Commander zombies force us here and before these characters in the Silmarillion too we see Morgoth in a similar light and through his own marrying of Arda nearly every single force of evil in all of Tolkien's writings are industrial powers that defile nature in their greed and without end Tolkien himself was a traditionalist and a very devout Catholic beren, 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 beren. He what he considered to be humanity's natural way of life. And if not as a whole, then at the bare minimum, the natural way of life per un Englishman. industrialization as Tolkien quindi e in qualche misura probabilmente anche Miyazaki è un uomo che ha visto e non è mai una bella esperienza. È forse l'esperienza di tutti in qualche modo, però dipende come ha visto il suo mondo d'infanzia e probabilmente d'adolescenza uh, venire corrotto, venire um, inglobato forse dalla, dalla rivoluzione industriale in, in espansione? Qualcosa del genere? È presumibile, no? Il, la visione miyazakiana della, della campagna giapponese, no? E qui c'è qualcosa di simile. Questa, guarda che, be che bella questa immagine. Non, non che sia bello il dipito, però... Se, se, che se, ovviamente sono idealizzazioni questa stessa immagine, però... Che, che, che bella quotidianità. Il cavallo che gli dai da mangiare così. Guarda che bello. Una campagna inglese tutta. tutta ideale. Io no, lui sì. Something directly infringing on what Tolkien thought to be natural, to be what was meant for people. He loved England's villages and the green countryside, the forests and the rivers, the valleys and the hills. He grew up at a time in the late Victorian era in which England was one of the great global centers of industry, and as such. He increasingly saw the traditional life of the countryside disappear. Okay, 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 he okay, saw okay, villages grow smaller, cities expand to unnatural and unsustainable unnatural. levels while consuming all surrounding areas. He saw factories exhale black and terrible smoke in the atmosphere, okay. making it hard to breathe. The... Non credo che Tolkien abbia visto questo raccordo stradale, ma... La contea, bla bla bla, se siamo capiti. Eh. <coughs> è presumibile il discorso, eh, ovviamente sì, la lettura tradizionale, ma secondo me è molto giusto vedere un tradizionalismo in Tolkien. È uno degli elementi che può essere piaciuto alla destra. Uh, non so quanto, ovviamente sono sempre contraddizioni, non soltanto nella destra, ma contraddizioni in politica sempre. Uh, la destra sarebbe anche quella del futurismo, quindi stiamo proprio parlando di destra italiana. No? Però c'è una difesa no? della terra natia, questo può essere molto, molto piaciuto a destra. Una perdita di un... Una purezza anche intesa come razziale, in qualche modo, no? <coughs> ha ragione, mi stupisce, ha ragione. Sì, 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 sì. You may è un reazionario. Ma sì. in this or other videos, but the point remains that this is what he believed in, and it is these beliefs that are reflected in his that we <laughs> of course, to further make his point about the scourge of industrialization, portraying industry as the villain in the form of Saruman and Sauron was not enough. Something more was required. This something more was portraying industrialization's opposite, the traditional English way of life okay. in Tolkien's mind, as the okay. protagonists of the story, okay. as the good guys that contrasted to the aforementioned evil. The hobbits are exactly this. The Shire itself. If you can't already tell from its name, is based on the English countryside, on English traditionalism, and the way of life Tolkien deems ideal: of the simple life and the stories of simple folk, of them making their own food and living alongside big families in large households, surrounded by nature and fresh air, a life with less complexity and whose societal structure was simple and consistent, in contrast to the ever-changing society. in the meantime, È, è, è capito come è strutturato il signor Enelli, parti dalla contea poi la rivedrai in una situazione diversa e quindi vivi un'emozione, no? prima ti affezioni senti quell'atmosfera quell eccetera eccetera poi c'è tutta l'epopea no? e poi alla fine le cose cambiano e nel frattempo la magia salpa eh, si capisce bene no? Tolkien was born e eventually grew old in. from the Victorian era all the way to the height of the Cold War and with the creation of the nuclear family And then the challenges even that institution faced with women entering the workforce. Like other traditionalists, he did not like. Scusate cos, cos, cos è la nuclear family? Way to the height of the Cold War, and with the creation of the nuclear family, and then the challenges. Che è la nuclear? Che cazzo è la nuclear family? Ma, cos, cos sente? Ah, ma non ah, ma scusate, nel nucleo. Scusa, ma io pensavo pensavo alla bomba atomica, no? Ok, ok, ok. No, la nuclear la, la famiglia nucleare, invece è il nucleo familiare. <laughs> oh dio, 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 dio. Ok, ok. Just even that institution faced with women <laughs> entering the workforce, like other traditionalists, he did not like the incredible insecurity caused by the sudden disappearance and opposition to the century old values and beliefs. Not La cosa più importante, secondo me, tra l'età, no, una delle cose importanti che si possono dire, è che naturalmente eh, le cose non sono andate come voleva Tolkien. No? E quindi, penso al discorso delle, dei nativi digitali. Tu puoi, gli puoi cagare il cazzo all'infinito ai nativi digitali, ma tanto non, non, non conoscerà, si presume, eh, mai dire mai, eh, non conosceranno presumibilmente mai eh, quello di cui i non nativi digitali parlano. No? Allo, ricordiamoci che allo stesso modo, noi e Tolkien è la stessa cosa. Noi possiamo leggere i libri, possiamo leggere i racconti, eccetera, eccetera, ma noi non sappiamo davvero, Noi non possiamo dare torto a Tolkien, non, non possiamo né, dargli in fondo né torto né ragione, noi non sappiamo davvero come fosse la vita eh, in questa sua ideale Inghilterra vittoriana di campagna, ok? Quindi non lo sappiamo, Beh, è comunque qualcosa che è andato perduto. Eh. Se la vi, c'è poco da dire. Però noi, noi, noi non sappiamo mai uh, che cosa è uh, nostalgia soggettiva e che cosa possa essere valido. Possiamo solo basarci sulle argomentazioni, in questo caso è un narratore, quindi non, non c'è tanto quello. Però, uh, In ogni caso, una persona che vuole confrontare due epoche, ma poi sarà dura confrontare due epoche, vuole, vuole confrontare alcuni aspetti di due epoche diverse.

Franzo, quello stai veramente cioè lo stai semplificando quello che stiamo vedendo come se stessimo guardando eh, Natale a Miami, non so, vedi tu. altro perspective to look at this issue from is how industry and this is partly where the combustion engine and automobiles come into place, connected the entire world. Tolkien himself was a localist, and as such, the rise of globalization... Chiaro, the chiaro, industry, eh, non poteva essere ...and essere. where the combustion engine and automobiles come into place connected the entire world. Tolkien himself was a localist, and as such... E, poteva non essere un localist. Che cos'è la Contea se non un piccolo posto no? magico che è isolato dal resto del mondo? E soprattutto, pensate a Postman, la Contea non sa nulla del resto del mondo. È Bilbo no? che, che è andato a viaggiare no? ed è visto come un eccentrico, pericolo, quasi, nei, nei, nei termini della quasi pericoloso. No? E questo localismo è qualcosa di cui Tolkien ha nostalgia e, e ci fa pensare non soltanto all'industrializzazione da un punto di vista della produzione di massa, ad esempio qua vediamo le automobili, di cui il video inizierà a parlare immagino, ma ci fa pensare anche al discorso di Postman. Del primo telegramma, che cos'era? Era Austin, non me lo ricordo, era da Austin, a, me l'avevate detto, me lo, me, lo, me, lo, me lo scorderò sempre, il primo telegramma, il primo telegrafo, uso del telegrafo, era eh, tra due località degli Stati Uniti, me le scorderò per l'eternità, eh, ci fa pensare la prima volta che, no, non era Boston, Washington, c'era una località tipo, tipo Texana, una cosa del genere, eh, la, la nazione diventa avvicinata, esatto, è giusto così, è giusto, e fa venire voglia di cagare nel compost, ma qui non era il compost, qui era una, una, un mondo meraviglioso. E il momento in cui davvero, eh, come se la contea improvvisamente diventasse parte del mondo, eh, in Postman il telegrafo collega, collega tutte le contee e, e, le, e nessuna contea è più una contea, ma il, 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 il localismo, in questo senso, può essere visto anche come una, ai nostri occhi, una forma di ignoranza anche, e se vogliamo di provincialismo, ma il provincialismo è tale soltanto in situazione di eh, trasmissione delle informazioni, perché il localismo in realtà, se vogliamo vederla eh, in, in positivo, è una proporzione fra la propria vita di tutti i giorni e i problemi che le vengono, eh, fra, fra le proprie preoccupazioni e i problemi che si hanno effettivamente da risolvere. Ecco, potremmo... Non so se poi sia questa la visione di Tolkien, me la invento io, eh? un localismo alla me, eh, potrebbe essere la proporzione fra le preoccupazioni e i problemi che si hanno da risolvere, che è un, un, un federalismo che consente al, alla piccola comunità di concentrarsi su se stessa eh, in modo sano, no? una, una, un, un, una rinascita della democrazia. Un, un modo diverso di ottenere la competenza dell'elettorato proporzionando i problemi all'elettorato e non l'elettorato ai problemi, che forse è più difficile. Comunque andiamo avanti. The rise of globalization brought on by the new traveling capabilities enabled by heavy industry was something Tolkien disliked. In letter 53, Tolkien expands on his beliefs on them. Ok, 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 ok. Washington, Baltimore potrebbe essere. Washington-Baltimore, ok. Se penso alle squadre dell'NFL forse me lo ricordo. Eh? Ah, c'è cioè sempre, 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 sempre... Una... Ma lo sguardo benevolo verso un'epoca d'oro va filtrato. Cioè, è chiaro che non sai mai se lo stai, se lo stai filtrando bene. Eh, va filtrato perché non esiste un'epoca d'oro. Questo non significa che non... Bisognerebbe riuscire a ridurre il discorso al, al, al ragionamento, alla critica in questo caso. Esiste in Tolkien uno sguardo nostalgico su un'epoca della Madonna? Cioè, non a caso è stato un letterato, non, anche se qua lo stiamo trattando come un filosofo. Certo che esiste Madonna, è il Signore degli Anelli. Ehm, ma questo non significa che alcuni elementi non possono essere migliori o peggiori rispetto a varie epoche. Cioè, il fatto che non dovremmo, secondo me essere trasportati dall'idealismo dall del, del passato ovviamente, ma non penso che siamo non so, essendo comunque tutti nativi tecnologici avanzati, se non siamo nativi digitali eh, sarà, sarà difficile avere questa visione però comunque sia, non dobbiamo pensare che si sia stata l'età dell'oro eh, questo non significa che dobbiamo essere acritici rispetto alla nostra epoca o non concedere ad un'epoca di aver avuto qualcosa di meglio rispetto a qualcosa di peggio non, eh, non, è, non dovrebbe essere teoricamente rilevante non dobbiamo al tempo stesso pensare, le magnifiche sorti progressive, cioè che si vada verso, ma anche questo, secondo me, è abbastanza saltato. Che si vada verso un'epoca dell'oro. Grazie Alessandro, grazie del Prime, anche perché poi che cosa sia l'oro, è molto, molto soggettivo in realtà. Perché l'oro, che cos'è? L'aspettativa di vita? Eh, allora è più un Grazie Ma bruciati. L'oro, che cos'è? Eh, che cos'è un'epoca? Cosa rende un'epoca d'oro? certamente dobbiamo eh, superare il fatto che ogni infanzia e adolescenza sono poi non è detto, eh, perché poi c'è chi può aver vissuto traumi tremendi, però possono essere per qualcuno un'epoca d'oro, magari sei più, più illuso eh, magari un'epoca d'oro può essere in realtà un'avanzata un disillusione eh, però in ogni caso bisogna, bisogna semplicemente decidere che cosa che cosa si preferisce e poi ognuno avrà sempre lo sguardo deformato dalla propria epoca, dalla propria bi biografia, però è interessante è interessante cercare di vedere il mondo dagli occhi di una persona di, di un'altra epoca è una, cosa, è una cosa affascinante perché comunque sia questo, questo discorso fa è un po' la versione culturale di quello che fa Kurt Gesagt quando parla del, delle civiltà sepolte no? e perdute ipotetiche ovviamente ogni sguardo di ogni non proprio singola generazione, magari ogni cent'anni o qualcosa del genere, ogni sguardo di, di, di questi uomini, di queste persone, ha visto cose assolutamente perdute che nessuno vedrà più non soltanto il singolo oggetto, ma un modo di vivere, eccetera, eccetera. Per questo sono così affascinanti i primi filmati no? della New York del 1901, no? anche voi ne abbiamo parlato tante volte. E, e quindi è figo, è figo perché tutti noi sappiamo che dei mondi sono andati ogni, ogni cent'anni, faccio, faccio per ridere, si perde il mondo e, e, lo, e lo si ritrova. E quindi è affascinante, e così come era affascinante il discorso che faceva Kurzgesagt in quel video, però non sul piano culturale, anche, ma anche sul piano fisico. Per cui nulla impedisce ad una civiltà anche relativamente avanzata di essere esistita. Cazzo, ne so, 20, no, 20 milioni di anni fa è dura. Però in realtà sì. Eh, è di essere stata completamente perduta senza aver lasciato nessuna traccia. Eh, per cui diceva più facile trovare gli alieni sulla Terra, che non sono però alieni, nel senso di altri pianeti, ma sono alieni nel senso di eh, magari forme di vita, eccetera, eh, piuttosto che nello spazio. Eh, cioè è il fascino. Il fascino del passato non deve essere un passatismo. Eh, perché tanto comunque vai verso il futuro. Eh, però è, 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 non sai mai se negli occhi di, 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 un, di un estinto troverai un'alternativa, un un, una visione diversa. Eh, tanto sa, abbiamo sempre una visione. Cioè, una cosa che dobbiamo toglierci dalla testa è che noi si possa avere una visione eh, pura no? de, de, di qualunque cosa, che, che non sia influenzata, che non sia... Eh, plasmata, formata dalla nostra storia personale eccetera eccetera, dalla nostra epoca e bla 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 eh, secondo me è molto importante non idealizzare, come sempre non idealizzare nulla e non pensare eh, ad esempio vedo, vedo molto in chat ma lo capisco perché comunque è una cosa tipica anche dell'età giovanile ed è tipica anche della retorica del post cioè progressista non è meglio di reazionario come reazionario non è meglio di progressista Dipende caso per caso, ma chi lo sa? Boh. Conservatore non è peggio di progressista, progressista non è meglio e non è peggio. Dipende. Quindi noi tendiamo a vedere progressista, è un figo, un progressista è un figo, un conservatore, povero coglione, quei tempi sono passati, no, dipende da cosa vuole conservare, un reazionario, un, uno che guarda al passato, dipende, dipende da che cosa guarda, da che cosa desidera una persona che eh, critica alcuni elementi della tecnologia del progresso, ma dipende da che cosa sta criticando. Quindi bisogna cercare di evitare proprio le idealizzazioni. Il progressismo, così molto alla buona, può essere a sua volta una, una idealizzazione, proprio perché dipende da, che, da caso per caso qual è la, il progresso di cui stiamo parlando e anche qual è il suo costo eh, eventualmente. Quindi eh, secondo me... E quello che vi dicevo anche con i libri, è molto importante sottoporsi a sguardi estremamente diversi dal nostro perché aiuta a, uh, ad avere una visione un pochino meno banale della realtà, un pochino meno le solite, le solite semplificazioni. No? E, e quindi una persona che è sempre stata di destra dovrebbe veramente fare un viaggio a sinistra, una persona che è sempre stata di sinistra dovrebbe veramente fare un viaggio a destra e, e tutte le, le altre connotazioni che possiamo immaginare dovremmo evitare tutte le volte quel pensiero che in fondo si riduce a ah, noi siamo il gruppo di quelli che hanno capito tutto sicuramente Tolkien ha capito qualcosa che noi non abbiamo capito che non possiamo capire assieme a cose che probabilmente sono delle stronzate e questo concediamoglielo poi comunque valutiamo caso per caso non dovremmo come, così come non credo che ci sia un'età dell'oro non dobbiamo pensare in termini, però, alla buona, no? Di vivere nel migliore dei modi possibili, inteso come le cose vanno, vanno comunque per il meglio perché la tecnologia progredisce. Sono molto d'accordo con anche perché trovare una visione diversa negli occhi di, un uomo di una persona del futuro è molto dura. <ride> No, 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 ma vedevo dei commenti, cioè, eh, è chiaro che uno dice, è eh, vecchio, eccetera. Non, non, non è così, così banale. Eh, il rapporto che abbiamo con il progresso deve sempre essere critico, perché non possiamo dare per scontato che ogni cosa funzioni solo perché è nuova, o solo perché è l'evoluzione della cosa precedente. Noi dobbiamo essere critici, verso la essere critici verso la tecnologia non significa essere eh, critici verso la tecnologia to cure, ma ogni singola tecnologia va criticata, va messa nel suo contesto. È eh, il discorso di Oppenheimer no? molto banalmente. Eh, il, 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 in realtà, il principio di precauzione della medicina andrebbe usato non, non solo con la tecnologia, ma con qualunque cosa. Ma queste. Eh, ma poi ogni generazione è diversa. È difficile spiegare, o cercare di come spiegare, ma spiegare è presuntuoso. È difficile cercare di argomentare una posizione che cambia a 40 anni ad una persona di 20, perché comunque. Ci sono alcuni elementi che sono indipendenti dalle singole esperienze, che fanno parte semplicemente dell'avere molta esperienza, che ti fanno relazionare diversamente con la realtà. È normale, credo. Non possiamo comunque. i discorsi che abbiamo già fatto, non possiamo comunque che vivere l'età che abbiamo, l'epoca che abbiamo, eccetera, eccetera. <coughs> però è figo ascoltare fuori. Cioè, capito? La, la cosa che mi, che mi piace è ascoltare fuori da dove ascolti sempre. È, è questo che, che è affascinante. A me, è, poi di Hobbyville mi frega un cazzo. Però, è, come sapete, non sono un grande fan di Tolkien. Però è interessante aspettate <coughs> <coughs> The bigger things get, the smaller In 53. Tolkien expands on his beliefs on the matter. The bigger things get, più grandi le cose diventano. Okay. The smaller and duller, or flatter, the globe. Gets. Più il mondo diventa piccino o, o duller, duller. Non mi ricordo se vuol dire flatter, piatto. Gets. It is getting to be all one blasted little provincial suburb. Oh, mio. Qua, qua è in realtà questa cosa è interessante del Tolkien pensatore. Perché è già un po' la critica della globalizzazione intesa come, e cito un modo di, di esprimersi che mi fa cagare. I non luoghi del, del commercio, no, dei, dei centri commerciali, eccetera, eccetera. È un, un po' è vera sta cosa. When they have introduced American sanitation, morale, pep, feminism, and mass production throughout the near east, middle east, far east, USSR, eccetera, and the villages of darkest Berkshire, how happy we shall be. At any rate, you ought to cut down travel. There will be nowhere to go. <laughs> Oddio, cioè, pesissimo. Ovviamente stiamo dal blando, ok. Grazie. Ovviamente, è un uomo d'altri altri tempi. Vabbè, ma è interessante, no? Questo, questo è interessante, questo mi è piaciuto. Eh. Potremmo direttamente non viaggiare più, non ci, sarà più non, non ci sarà più motivo di viaggiare perché tutto sarà conforme, no? alla fine se vai a Barcellona, se vai a Parigi, sei sempre nello stesso centro commerciale. È <ride> figo come lo dice, non ci sarà più nessun posto dove andare. No, non ci siamo ancora. Eh? Non ci siamo ancora, però un pochino, un pochino sì. Ehm. Motivo per cui per me è così figo andare in Giappone, per, per, in Giappone personalmente, poi ognuno avrà altri posti a cui attribuisce la stessa cosa, magari semplicemente l'alta montagna e bla bla bla, però comunque vai veramente a cercare l'alieno, il, il diverso. Eh, lì è una questione della cultura del popolo, ad esempio, c'è una globalizzazione totale da un punto di vista commerciale, eh, tante cose sono uguali dappertutto, però eh, la, la cultura locale è talmente diversa che è ancora come andare in un posto eh, su un altro pianeta, per certi versi il timore di Tolkien quindi ancora più futuri però è incredibile come questa cosa l'abbia abbastanza beccata secondo me è comunque fantascientifica ancora la visione di Tolkien no? una omogeneizzazione totale che ovviamente non può cioè da un lato lo capisco dall'altro sarà sempre una esagerazione per cui in realtà è bello anche andare soltanto nel paese io adoro girare anche soltanto per i paesini dell'Emilia Romagna capite Eh Basta nulla in realtà per avere una differenza saporita, bella, ok? Però magari per un uomo d'altri tempi ne percepisce una diminuzione. Magari io. mi accontento di poco in questo senso, potrebbe anche essere. Andiamo avanti. Oh, some people will opinion, go all the faster. E l'aveva capito, se secondo me aveva capito abbastanza. Immaginatevi immaginatevi. Imma io sono credo che immaginare un immaginario sia abbastanza difficile. Però è bello provarci, l'immaginario ottocentesco per cui, non lo so, nelle foreste dell'Africa o che cazzo ne so, nel del Sud America potevano ancora trovarsi i dinosauri no? oggi, questa cosa fa ridere. L'immaginario seicentesco, o cinquecentesco, in cui quante terre ancora da scoprire potevano esserci, il mondo da mappare, no? Il mistero di... Che, che cazzo ne so di cosa c'è lì, lì, no? Indico la mappa, lì, lì e lì. Ok? Può esserci di tutto. E sei proprio così sicuro che quella leggenda sia solo una leggenda? Sì, a tuo buon senso sì, però, boh, sai, un po' mi cago, no? Ehm... È uno shift, no? un cambiamento incredibile nel momento in cui oggi eh, siamo, questo globo che qua non è neanche un globo, è eh, totalmente irretito, facciamo un po usiamo un, un approccio letterario, irretito di, di satelliti. Abbiamo finito di esplorare, no? cioè nel senso, rimane Marte, ma Marte è un sasso, lo sai, sti cazzi. <ride> eh, come era visto, ad esempio, molto interessante, forse l'avevamo visto, avevamo visto un video insieme come era visto Marte, non siamo più blind esattamente. Come era visto Marte, eh, prima delle prime immagini un po' più definite della NASA, adesso la dico male. Eh, I canali di Marte eh, non erano in pochi a dare per buono che esistessero. O fosse potuta esistere comunque un qualche tipo di civilizzazione su quel pianeta. Ora, oggi ci fai si fai una risata, ed è giusto perché di che cazzo stiamo parlando, però immaginatevi il mondo visto con quegli occhi. Uh, no? Vivere in un, in un mondo, in una realtà che pure ha i fatti concreti e, e ti mostra tutti i giorni che la magia non sta nella sua parte. Però chi l'ha visto quel posto? Chi lo sa che cosa ce l'ha? Questa cosa va sempre più, no? How little was left to be explored? La contea... Quando lui dice, non, sono, non ho mai fatto un passo tanto in là. Questa è la prima volta che vado oltre questa. Com'era la storia lì degli Hobbit? Che vado oltre, è una cosa ridicola. E quindi gli Hobbit sono ovviamente debolini e non stupidi, però. Sono. Hanno avuto la fortuna di vivere in una culla in una sorta, no? la culla di Gea perché giocava Magic. Eh, però non sanno niente del mondo, ma è anche magico questo loro non sapere niente del mondo, no? Ovviamente. Dei so non sono ancora dei provincialotti per perché non il mondo non è tanto accessibile per loro, diciamo che la loro è una cultura provinciale in qualche modo. Sono molto blind, sicuramente sì. E hanno tanto mana verde, esattamente. E sono sempre forme di nostalgia dell'innocenza. Un conto è la nostalgia dell'innocenza della propria vita biografica. Un conto è un'innocenza del mondo, che il mondo non è mai stato innocente, figuratevi, <ride> men che meno. Però un'innocenza del mondo nel senso di, un, di, un, di una ignoranza generalizzata che poteva ancora vedere alcune credenze, alcune stronzate megagalattiche parificate a, a quello che poteva essere lo stato dell'arte, per così dire, della conoscenza scientifica. Ma cazzo, ma immaginatevi un 1500, neanche un 1800, ok? E infatti, che cazzo fanno Gandalf e Company? Salpano, si levano dalle balle, perché la loro epoca è finita. Non è soltanto l'industrializzazione, ma è la magia. La magia intesa come la possibilità del, del magico, ma inteso quasi boh, fantasioso, no? C'è poco. Cioè non, si può ne, non, non è neppure possibile avere nostalgia di questo. Prima di tutto perché nessuno di noi l'ha mai vissuto. Se non appunto l'infanzia personale. Personalmente non ho mai creduto neanche per un minuto a Babbo Natale nella mia vita. Quindi non ho neanche una nostalgia personale di, di nulla. Non ho mai creduto a un cazzo di, di magico nella mia vita. Eh, ma non è soltanto quello. Non è quindi una nostalgia di quel tipo. E non può esserlo di altro tipo. Perché nessuno di noi ha mai esperito nulla di simile, davvero, da adulto. E quindi, madonna, mondo perduto, ma è, è proprio perduto, no? Tutto questo mi fa pensare alla, alla paleoarte, a come venivano disegnati i dinosauri. Eh, ma pensate soltanto a Jules Verne. No? È suggestiva, è suggestiva, ma so, sono, sono suggestioni. Eh, sono, sono suggestioni. Eh, letterarie. Lettera per noi possono essere soltanto letterarie. Non c'è altro accesso che non sia letterario a, a questo genere di suggestioni. Neonato di trentennio. In realtà sono Oscar. Sono Oscar Mazerat e spero che qualcuno di voi colga questa cheat farò il, il, che si dice? il, il gatekeeper e non dirò di che cos'è questa cheat la dovete beccare voi, maledetti ah no, certo, Scala di Grigi, assolutamente bella, untitled, grande ehm. nel caso di Tolkien forse nell'arco della sua vita, così lunga e così a cavallo, naturalmente di epoche di, eh, importanti, ha probabilmente assaporato realmente un cambio di prospettiva in questo senso, l'ha raccontato di fatto con il Signore degli Anelli, quindi eh, ci può stare, insomma. Noi che cosa desideriamo? Ci proviamo a filosofare su queste robe più o meno. Noi che cosa desideriamo per noi stessi? Indipendentemente dal fatto che desideriamo la sicurezza, no? desideriamo la salute, quindi desideriamo l'aspettativa di vita. E... Diciamo che abbiamo un istinto di autoconservazione che da un punto di vista tecnologico decliniamo in la scienza medica e la, la qualità della vita eccetera eccetera e vabbè ok questo vabbè ok ma noi desideriamo essere uh, felici diciamo proprio, proprio questa parola di merda desideriamo essere felici o desideriamo essere salvi, al sicuro. Questo è un argomento tipico, molto semplificato, ma è un argomento tipico di varie, diverse prospettive, se non reazionarie, antiprogressiste. E poi ripeto, di quale progresso, eh, caso per caso. Ed è un discorso che ha molto a che vedere anche con la metafora di Matrix, ad esempio. Matrix è, è, è sempre interessante come categoria mentale, però in realtà il film è una merda. A parte che il film per me è abbastanza una merda, ma eh, è anche, insomma, le macchine sono tentacolari, quindi ovviamente sono cattive, ma non è quello, immaginatevi un Matrix dove le macchine sono buone, cioè sono tutte con il sorriso e il mondo è, è verde. Eh, noi desideriamo, qual, qual è il ruolo del sapere per noi? Vogliamo la salute della nostra mente, vogliamo la salute mentale. Vogliamo quindi un benessere mentale, un benessere psicofisico, se volete, ok? Ma qual è il rapporto della realtà con il nostro benessere psicofisico? Che cosa le chiediamo? Che cosa desideriamo davvero per noi stessi? Se esistesse un, un Matrix, faccio per ridere, ok? Un Matrix che ci proietta in un mondo in cui si può ancora sognare gli elfi, no? Sono metafora, ovviamente. In un mondo in cui, eh, alle falde del Kilimanjaro, qualcuno ha detto di aver visto i dinosauri. Che cazzo ne so. ok? Noi, noi che cosa desideriamo per noi stessi? Marte è un sasso che gira nel vuoto, così gli altri pianeti. Sì, molto figa l'astronomia, eh? molto figa, certo, per carità, ma alla fine non c'è un cazzo. Cioè, detta proprio schippando un pochino di passaggio. non c'è un cazzo da vedere, nel telescopio non c'è veramente un cazzo. No, perché ne faccio? Sì, sì, se quella è una nube di polvere colorata, Madonna, mi ci faccio le seghe, non c'è un cazzo da vedere, non c'è niente. Magari sono gli alieni, non li vedremo mai, chi se ne fotte. Eh, detto questo, che cazzo? Mo' Quindi, mo' Dio me lo devi proprio far vedere bene perché io ti dia retta quando ne parli. Quindi, cioè, Gandalf è una gag. Quindi, eh, che cazzo. No, ci sta, ci sta. E infatti la, la, la disillusione è una cosa meravigliosa. Ma se noi avessimo la macchinina magica, la macchinina magica, no? Il Matrix, ma buono, il Matrix col sorriso verde, il Matrix buono che ci fa vivere nella, nella letteratura di fatto, no? Magari senza troppi rischi, no? Qual è, qual è, qual è, alla fine cosa, cosa ce ne viene in tasca? Da, cosa, facciamoci questa domanda. Ma me la sto facendo insieme a Ben? Cioè, no, no, non rispondo. Cosa ce ne viene in tasca? <ride> per certi versi dal sapere che non c'è un cazzo da sapere. Pff, meglio, ma non è vero questo. Dal da sapere che non c'è un cazzo da vedere. <ride> la capisco la nostalgia per un'epoca di cui nessuno di noi può avere nostalgia. Pensa cosa c'è oltre l'oceano... Cosa si potrebbe nascondere? Ma è quel tipo che magari è un, un fanfarone, quel tipo ha raccontato di aver visto una scimmia a tre teste. <ride> e alla fine, <ride> e alla fine anche Monkey Island è un parco giochi, <ride> che è perfetto, veramente perfetto. Nel momento in cui con Team Urban, o forse dovrei dire Team Urban, Realizziamo che nella morte noi raggiungiamo la morte termica dell'universo, che è solo una metafora, ah, ma l'universo forse rimbalza. Sti cazzi, se muore. No, non, non, non facciamo troppo gli illusi, ok? Cioè, che non c'è che qualunque tipo di proiezione post-morte, ma è letteraria o religiosa, quando non è religiosa, quindi comunque sono seghe mentali, a qualunque livello. Nel momento in cui noi capiamo che la vita, immaginatevi questo: eh, la vita, ok? Si nasce e si muore, ok? Pensate Netflix, pensate a una piattaforma come Netflix. Ok, ci sono lo sappiamo, tante serie TV, ok. Pensate a una serie TV. Immaginatevi una serie TV in, di 10 stagioni da 13 puntate a stagione. Faccio, che cazzo me lo sto inventando. Ok, immaginatevi una serie TV come questa, ok. Per ragioni commerciali, di diritti, bla bla bla, viene tolta da Netflix per cazzi vari e di questa serie, di cui tutti parlano, eh, rimangono solo la puntata 4, 5, 6 e 7 della terza stagione. Ok. Tutte le guardi perché ne parlano, no? Tutte le guardi. Poi però non sarà mai più possibile vedere che cosa succede, e di fatto non hai visto cosa succedeva prima perché non le hai viste le puntate prima. Questa è la vita. Questa è letteralmente la vita. Tutta la vita, non è altro che questo. Sono tot puntate, ho detto per dire, sono tot puntate di una serie che può essere la storia, no? le guerre, i regni, gli stati, le economie, quello che vi pare, oppure la storia, la biologia, la geologia, quel canzone. Tu vedi queste puntate di questa serie TV. Figa o non figa, lo decidi tu, fai come ti pare, bella o non bella, non importa. Fine. Non, non ne sarà mai possibile recuperare le altre. <ride> A questo punto, no? <ride> mettici, no? come... si, potrebbe, si potrebbe solidarizzare con i diabolici. Vivere in barocco, no? Come diceva Jacopo Belbo. Perché no? Il problema sono le truffe. Il problema è. Sapete qual è il problema per cui Jacopo Belbo si, si salva l'anima? Il problema è la mancanza di senso del ridicolo, e di senso del pudore. Dei fuffaroli. Questo è il vero problema. Per cui possiamo tollerare in realtà se siamo onesti soltanto dei buoni narratori. Ma tollerare se siamo onesti soltanto dei buoni narratori significa che siamo comunque selettivi per il nostro. Eh, come si può dire? Per, il nostro, per la nostra sospensione dell'incredulità. E, e quindi si vive da increduli guardando la nostalgia di Tolkien. E magari una volta lì ci potevi mettere Mordor. <ride> ma ci sta, ma ci sta. Non innamoriamoci troppo. Questo, quello che voglio dire è questo. Non innamoriamoci troppo di quello che sappiamo, di quello che abbiamo. Non perché non vada bene, ma ci mancherebbe altro. O non perché le stronzate siano meglio, le stronzate sono stronzate, cioè questo è... su questo proprio ragazzi non si discute. Ma perché poi alla fine noi arriviamo alla puntata numero 7 e salutiamo la baracca. Io non posso credere, ok? Per me è tardi per credere, con la C maiuscola, ci manca solo che... Però, alla fine, quando, quando vedo il, il tizio che entra in chiesa, si inginocchia e si fa il segno della croce, ma senti. La mia voglia di andare da lui, vabbè, argomentare non avrebbe comunque senso, ma la mia voglia di sentirmi migliore di lui cala di giorno in giorno. Per quanto sappiamo benissimo che, purtroppo, la sua speranza post morte a me man riposta. Ma senti, fra, fra mettersi in ginocchio e farsi segno della croce, eh, dare tutto per la patria, o eh, immolarsi in Africa per i bambini, eh, a un certo punto... A un certo punto... Leggevo di recente un libro sullo zen, che in un'ottica pienamente buddista diceva questo. Tu raggiungi l'illuminazione, no? che altro non è che un cambiamento di punto di vista sulle cose. Nel momento in cui sei grato, forse sarebbe meglio dire nel momento in cui vedi in modo equanime le cose belle e le cose brutte. In un certo senso potremmo dire questo, la saggezza finale <ride> è ringraziare per l'orrore. Li vediamo gli orrori, no? Li vediamo gli orrori del mondo e credo che ci disgustino, no? E credo che ci facciano incazzare perché ci muove no? l'ingiustizia. Al tempo stesso siamo qui al caldo col culo coperto, quindi poi ci, ci fanno incazzare fino a un certo punto, se no ci muovevamo. Okay. Ma non c'è altro che la realtà, le nostre valutazioni hanno il respiro no, di, un, di un asmatico. La puntata numero 8 non la vedrà mai ognuno per sé, ma non la vedrà mai nessuno, per così dire, o la vedrà qualcun altro, ma non la vedremo noi. E quello che possiamo fare, forse, è salvarci l'anima, metafora, per modo di dire, ovviamente. Dalle, dalle illusioni più lampanti oppure dagli stati d'animo più gratuiti. Forse è più giusto dire dagli stati d'animo più, più gratuiti. Pensiamo alla bioetica laica, no? soliti discorsi. Qualità della vita, non sacralità della vita. La mia vita appartiene a me, la tua vita appartiene a te. Abias corpus e, e qualcosa in più. Per cui siamo, credo, tutti quanti a favore dell'eutanasia, a, a, de, a favore del decidere per se stessi, per il proprio corpo perché riteniamo giusto che una persona possa valutare da sé eh, quando vale la pena o quando non vale più la pena vivere. Se noi partiamo da un, da un presupposto come questo, eh, significa che valutiamo più importante la qualità del vivere, sempre soggettivo, non voglio assolutamente, assolutamente persuadere mai qualcun altro di cosa sia qualità del vivere e cosa non lo sia, perché non voglio agire gli altri, noi riteniamo la qualità del vivere più importante del vivere stesso. Il vivere non può essere una condanna, ok? Guardate che questo è un punto fondamentale, è un punto nodale del ragionamento, ovvero quello che è il nostro rapporto tra la... il rapporto che noi instauriamo fra la nostra vita e la morte, ok? E il discorso dell'eutanasia si infila proprio lì, per il motivo che troviamo detestabile che uno Stato, ad esempio, impedisca a una persona che lo desidera di togliersi la vita, ok? Quindi la vita è nostra, la nostra vita è nostra, a questo punto. La, la possiamo impermeare, grazie Gregorio, la possiamo impermeare dei nostri valori. E allora ditemi il dover essere. E allora ditemi il dover essere. E se il dover essere è una favola, allora vivere in barocco. E allora in realtà... Il problema, per Jacopo, il problema che avevano i diabolici per Jacopo Belbo, e alla fine è quello, è che non avevano stile. Il vero problema dei diabolici, in fin dei conti, non è che dicevano delle stronzate, e certamente dicevano delle stronzate, è che non avevano stile, non sapevano neppure raccontarle. E quindi, e quindi perché no? Perché no? Lo capisco, Tolkien. Lo capisco. Ma sarebbe figo se qui, adesso. Io lo metto, se qui ci fossero i dinosauri, no too late. Too little, too late. <ride> Però, sì, questo cervellino ce lo dobbiamo massaggiare è, una, è letteralmente. È letteralmente un autoerotismo. Ma uno dice: ah, le seghe mentali. No, 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 è sano. l'eutanasia Se vivi. Se decidi di vivere, mi scema, attenzione. Se decidi di vivere, la vita deve essere bella, la vita deve essere grata. E allora, a seconda di come è fatto il tuo cervellino, di come funzionano le tue manine con cui te lo, te lo titilli, fatti la sega che vuoi. Fatti la sega che vuoi, nella nella, nel, finché non viene a cagare, il cazzo a me, ovviamente. Fatti la sega che vuoi. Dovremmo veramente arrivare a non giudicare. Che cioè, mi rendo conto che dirlo io è allucinante. Però, eh, in realtà, sì. Dovremmo veramente farlo. Um. Ma è questo, è questo, è, è, un, è una, una propagine della realtà. No, immaginatevi la realtà come per, per fare un'immagine un da cartone. No? Da cartone animato, quasi, di Disney, quasi da fantasia, di Walt Disney. immaginatevi una distesa amorfa da cui si solleva senza staccarsene. Una figura umanoide. Quello sei tu, quello sono io. No? È la realtà che guarda se stessa è il discorso. Il, il cervello che si che si, si rende conto di, di essere, fa tutta la stessa serie di ragionamenti e alla fine si fa la sua, il, suo, il suo massaggino per, per non polverizzarsi. Per, per non polverizzarsi in anticipo. Alla fine la cosa che, che trovo sempre interessante no, del, del, caso, del caso Mishima, no? l'uomo che aveva programmato la propria morte, è interessante. quella è la cosa più interessante. La cosa che trovo interessante nel caso Mishima è che Mishima si, si suicida perché il suo paese, a cui lui teneva da matti, è stato privato. Cioè, il, il suicidio di Mishima, come qualunque suicidio, è assolutamente. Yum! Per favore, come qualunque suicidio, è assolutamente lecito, tra l'altro, è la morte migliore che esista. E il suicidio di Mishima è eh, propiziato dal. Dal fatto che il suo paese è stato eh, privato della sua anima guerriera. No? Arrivano gli americani, vincono la seconda guerra mondiale, gli piazzano la, la, la costituzione pacifista. Lui era dandy quando non c'era la costituzione pacifista, quindi non era neanche potuto fare il duro quando usava fare i duri. Quindi nostalgia un po' tolkien, tolkieniana in questo senso: vuole fare il duro, ma eh, 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 non è più di moda fare i duri, quindi si ammazza. Detta un po' male, povero Mishima. Ma so. eh, Però anche lì è un, è un ragionamento di qualità della vita. Quindi il criterio per vivere la qualità della propria vita. Altrimenti, se mi dite che non è così, parliamo di eutanasia, una valutazione soggettiva ed insindacabile da altri, e questo è importante, della qualità della propria vita. Ma allora se il vivere e la ragione per cui vivere è una, una valutazione insindacabile sulla qualità della propria vita, e io credo che lo sia, ma allora davvero faccio mio il giudizio di Jacopo Belbo sui diabolici soltanto da un punto di vista estetico. Ma quelle sono fregnacce, ma non sto discutendo questo. Ma se gli funzionano nel momento in cui non fa male a nessun altro? Ma anche nel il, il discorso milliano nel momento in cui non fa male a nessun altro. Beh. Guarda l'orrore. L'orrore, no? Conrad. L'orrore, che, che, che è quella cosa che ci stava dentro tutto, no? Nell'orrore di Conrad. no? È come lo strano di, di Hemingway del, del vecchio il mare, no? Come dice Eco nei Apocaliptici integrati. Sì, ma strano in che senso? L'orrore di Conrad, ma orrore in che senso? cazzo è questo orrore? Tra l'altro, vabbè, facciamo finta. Guarda l'orrore. Perché non agisci? Voglio fare, voi, voglio, fare, voglio fare a voi una domanda. Perché non agite? L'orrore lo vediamo tutti, no? Può essere Gaza, può essere qualunque altra cosa. Però so, finché si tratta di avere ragione su internet, lo sforzino lo facciamo. Però ma... no, nessuno di noi ha mosso il culo. Io ho rispetto, ho sinceramente rispetto. Qui no? Qui c'è l'Ucraina, no? Ho sinceramente rispetto. Il rispetto del, del militare, no? quando c'era qui eh, Rommel contro gli inglesi, no? la volpe del deserto, no? c'era quel rispetto fra i generali, per quanto uno stesse coi nazi, eccetera. Quella cosa che è tipica dei militari, per cui stai servendo, eh, ma rispetto il tuo servizio. No? Il rispetto di Putin per McCain, faccio per dire: io ho rispetto per quelle persone che sono andate in Ucraina a combattere, venendo dal resto dell'Europa, di loro sponte, ok? Perché uno crede nell'Ucraina, uno crede nel Donbass. È molto rispettabile quella cosa. Ma non è una cosa che noi facciamo, ok? Non siamo neanche qui. Non siamo andati da nessuna parte. E quindi questo. sarà, sarà il nostro agire no? a dirci qual è la nostra etica. È un'etica di cui non ci frega abbastanza un cazzo di niente. E quindi. E quindi. Che, che, dobbiamo, che dobbiamo giudicare, no, anche il discorso, appunto, del non danneggiare, sei libero finché non danneggi gli altri. Che io lo credo e la, la trovo una bella una bella formula, ma se ci togliamo un po' di ipocrisia di dosso per ciascuno di noi, e soprattutto sei libero finché non caghi il cazzo a me, <ride> non sto dicendo che non sia terribile per i nostri canoni dirlo. Deleghiamo, deleghiamo al Leviatano la giustizia. <ride> ok. Andiamo avanti, andiamo avanti, scusate. Mi sono, mi sono, un, attimo, eh, mi sono un attimo perso. Però quello, in realtà c'è una conclusione che vi voglio dare. C'è una conclusione che, che a volte ho la sensazione che possa essere per voi. È molto presuntuosa questa cosa, quindi ognuno se la declini come gli pare, non, non pretendo assolutamente. Non dimenticate l'importanza della qualità della vostra vita. Non sottoponete, nel senso di, no, scusa, ho detto male. Non sottomettete la qualità della vostra vita alla giustezza delle vostre idee. Lo penso, lo penso molto sinceramente e molto profondamente. Fermo restando che la qualità della vostra vita la decidete voi come si, come si declina e. E, può, e come avrà senz'altro a che vedere con le vostre idee, su questo non c'è dubbio. Ma non dimenticatela, non scordatevela. Non scordatevi l'importanza, non di un edonismo e devo scopare, no, no. Non scordatevi dell'importanza di una vita grata, di una vita meritevole di essere vissuta, a, e al tempo stesso arrogatevi senza paura e senza vergogna il, il diritto di decidere che, so, che cos'è per voi e basta, che rende una vita. Degna e grata di essere vissuta. Per questo ritorno sempre al discorso dell'eutanasia, su cui tendiamo ad essere tutti d'accordo, ma dobbiamo sempre interrogarci: perché siamo d'accordo? Perché rispettiamo il diritto di ciascuno di stabilire per se stesso, in modo anche totalmente idiosincratico, che cosa rende meritevole o meno la vita di essere vissuta. E quindi, questa cosa la trasliamo noi che magari non siamo sul letto di morte per ora, la trasliamo nel come vivere, che è un atto di. Questo senso, per giocare con le parole di arroganza, cioè di arrogarsi. Per questo nel nostro giudicare e nella giustezza delle opinioni, ok? Ci giochiamo, ma è un gioco, un po' alla Wittgenstein, un gioco linguistico. Ok? Sto cercando di fondare il rispetto per opinioni che non condivido. Eh, sulla. Sul riconoscimento del fatto che condivido la forma di vita con chi le sostiene e quindi gli concedo come concedo a me stesso: qualunque espediente che davvero non sia dannoso per gli altri è valido se ci rende grata la vita, come qualunque scelta matura e consapevole di porle fine, io la rispetto. Che non vale per il ragazzino piccolo, per le situazioni terribili, eh, ovviamente. Caso per caso ci mancherebbe altro, è ovvio che il suicidio è una può essere iperproblematico e eh, grazie, Mozzaccio. Ci mancherebbe altro. Ma non accettate, ecco, facciamo così: non accettate che vivere sia soffrire. Tutti soffrirete, non esiste una vita senza sofferenza, direi che su questo non ci sono dubbi. No? Però non, ehm, non abbiate paura di voler rispettare la vostra... Madonna, come se sì, che cosa sono finito a dire? <ride> Siamo passati al motivational più totale. Non abbiate paura di voler rispettare la vostra peculiarità, la vostra individualità. Non siate conformisti. In realtà dicono: non sia, ma è palese che sto facendo autoterapia, non siate conformisti. Perché il conformismo rischia di essere vivere per inerzia. Ma siccome oltre alla puntata 7 non vai, e prima della puntata 3 non sai, quindi pure quello. e sei un, una concrezione a forma umana sul, 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 sulla forma della realtà che poi ci ritorna dentro, okay? e che per un attimo dice, io esisto, e poi scompare, quindi esisteva questo cazzo. Eh, non, no davvero, non suggerisco il conformismo. Ho paura a volte, vedo il conformismo quando si è nel coro delle idee giuste nel dato contesto. Non contesto la giustezza eventuale di qualche idea, di qualche opinione, ma è quello il punto. Il punto è non perdete di vista la priorità delle vostre caratteristiche peculiari sulla necessità di avere ragione. Non siate spietati con chi ha torto, che detta da me. <ride> veramente, veramente sto parlando a me stesso. Non siate spietati con chi ha torto. Beh, io personalmente non sono spietato con chi ha torto. Sono spietato con chi mi caga il cazzo. Sono due cose diverse. E anzi, lì mi do ragione. Mi sono appena giustificato. Eh, non siate spietati con chi ha torto. Non... No, dai. Abbiate pietà. Abbiate... E lo dico, lo dico se sì, mi avete triggerato. Abbiate pietà di Tolkien. Non condivido probabilmente il suo modo di vedere le cose. Ma non siate i facili bulli del, del vecchio Tolkien. Certo che non siamo d'accordo con molte cose che sta dicendo. Ma... Abbiate pietà della sua visione, cercate di comprendere l'umanità della sua visione. Troppo facile dire, no? I progressisti, i reazionari, sì, va bene, ok, ma si siano capiti, ma ragazzi, penso che bene o male vediamo le cose in molto, molto simile, ma non è questo il punto. Pensate quanto è difficile vivere, pensate quanto è difficile vivere bene. Vivere in realtà nel conformismo è facilissimo, ma non è quello il punto. Vivere bene. E vivere bene a volte vuol dire, eh, anzi sempre, vorrà dire avere rispetto delle proprie premesse eh, biografiche, oltre che genetiche, inevitabilmente eh, molto durano. Il rispetto della diversità. Oggi si parla di diversità e <ride> siamo finiti nell'inclusività più, più, più ridicola, ma comunque la diversità proprio in senso anche milliano ma in senso milliano è un senso molto etico no? è una diversità quasi darwiniana e che è la ricchezza di tutti quasi per lo stesso motivo per cui le, le aberrazioni genetiche sono la ricchezza delle specie non è questo abbiate pietà della fatica che fa ciascuno per, per trovare il rispetto di se stesso che può rendere grata la vita ciò non significa in tutto questo non significa che dovete dar ragione alla gente che, che ritenete abbia torto. Tutto questo. Non, tutto il discorso che ho fatto fino adesso non ha in realtà niente a che vedere con lo spirito critico e con eh, il, il tentativo di, di ragionare. ok? Sto mettendomi nei panni di un, un Tolkien ipotetico per fare altri discorsi. Eh? È bella, sta, cioè in realtà sta mappa è figa. Sta mappa è figa, perché è la mappa di Mordor, però è la mappa reale del mondo, sembra un po'. No? Andiamo avanti, mi sono. Mi sono totalmente perso. Mi sono totalmente perso. Però è, è così che bisognerebbe. Così la chat è utile. Così la chat è. è bello. Io sono contento quando la chat mi, mi trigger. Perché. In realtà. Se parlano male di voi, in realtà non è vero. Perché c'è sempre la possibilità di capire la possibilità di fare un passo che non hai fatto prima. Cioè, Tutti questi discorsi che faccio, cioè, lo vedete benissimo, io faccio del brainstorming totalmente a caso, sto andando a caso, però almeno ste live così servono sia a me che eventualmente se dovesse esserci qualcosa che possa per voi essere uno spunto, un pochino anche a voi, eh, ci sta, alla fine che cazzo dobbiamo fare? Cioè, anche se tutti questi video ce li guardiamo un'altra volta non succede niente. Eh, il brainstorming, no? il, il meglio secondo me che possiamo entrare è farci cercare di fare un brainstorming. Lo so che vi ho letto niente eh, facendo questi ragionamenti, ma se no non, non li porto mai da nessuna parte. Um, io spero che comunque tutto quello che viene scritto in chat, anche quando io non la leggo, abbia una funzione per, per voi che ci scrivete e ve la leggete. Ok, okay. Uh, proviamo così, proviamo. Tanto siamo qui con un attention span. Io parlo per me, qui parlo per me. Or oramai affaticatissimo, e. Una... Una non c'è, <ride> non c'è da parte mia più la capacità di fare altro che non sia monologare abbraccio oramai abborra abborracciando abbraccio. Com'era com com la parola magica? Combriccola, no? Combrecchio. <ride> Io giuro che finisco questo video. Andiamo avanti. Most importantly, I disliked <clears throat> how the entire world was slowly becoming one singular thing that was influenced largely by whichever was the dominant cultural power. Chiaro, chiaro, chiaro chiaro. Questo, questo lo vediamo molto oggi. Oh, per carità, per carità, Frazuk, è un dover essere, ma è, è, è un dover essere. Il mio è soltanto un suggerimento. Uh, il dover essere ha un respiro molto più, più vasto e più importante di questo. Io vi sto solo dicendo come penso sia meglio. Ma un dover essere ha un respiro etico che ti. Se io dico a una persona sì, libera, a parte che può sembrare quasi un paradosso, ma se io dico a una persona sì, libera, non è un dover essere nella misura in cui ha un dover essere sì rispettoso del semaforo rosso, sono due cose molto diverse. Se io dico a una persona sì, libero dai dover essere, è un paradosso, esattamente il paradosso di Epimenide. Ma siccome il linguaggio ci incula, e noi possiamo anche fare finta che non lo faccia. Uh, non è più un paradosso. È l'invito a. Se io in, in, invito una persona a rispettare le proprie idiosincrasie, a, a non essere conformista, eccetera, eccetera. Sì, lo puoi vedere come dovrebbe essere, ma è, la soli... è il solito discorso di. Ma allora anche non avere dogmi è un dogma. Sì, ma non è vero. Ok? È, è, è quella cosa lì, secondo me, più o meno. Uh, vado avanti. Quindi c'è già un anti-americanismo. Eh, in realtà, in realtà da, 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 questo video stiamo, da questi video qua stiamo davvero capendo eh, il, il fascino politico di Tolkien per alcuni, cioè, mi pare che sia abbastanza evidente. For the world was more similar, their ed è solo critiche che hanno e come se hanno un cuore di verità, eh, ma ci mancherebbe altro. Their the same, not being able to... Con semplificazione, proprio. Perché... <ride> ad, esempio, ad esempio, anche soltanto questo passaggio, quanto è una stronzata. Their Their the la loro architettura è sempre non... la stessa. Sì, ma <ride> questa immagine che lui mette è una immagine che più di formità architettonica di questa immagine non la potevi immaginare. De devi essere ben superficiale per dire che questa è omogeneità e... Eh, mh, come si può dire? Banalizzazione de dell'architettura è come se puoi dire se sei a New York o a Londra. Quindi ok, ok, c'è qualcosa di giusto al tempo stesso, Vetz, se siamo capiti. To tell if you're in New York or Poi sì, sempre grattacielo, è, ma non, innanzitutto, una città non è tutta grattacieli, neanche New York o Londra e in ogni caso per una persona ad esempio questo quando lo dicevo che era a Tokyo ma l'ho detto nel video cioè lo penso veramente non era una, una presa in giro Tokyo è per appassionati di grattacieli Ted Mosby è un vero appassionato di grattacieli sono opere architettoniche complessissime che per, per un architetto se vogliamo proprio fare questo esempio possono essere meravigliose e anche a Tokyo ci sono di bellissimi semplicemente magari non è l'area di interesse mio ok? The, with the rise of more Nah, no. vabbè, 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 vabbè. Mentioned how he felt about English being spoken by such a massive population outside of England itself, feeling it had a negative effect on the English language itself. Anche qui, anche qui, un purismo linguistico che, onestamente. Lo, lo posso capire, posso anche empatizzare, ma è, 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 può, può essere descritto solo come un nostalgismo. Onestamente, la lingua non sta mai ferma. Si... Certamente l'inglese andrà ad ibridarsi con altre lingue molto più di, di quanto fanno le altre lingue, perché finisce per assorbire una quantità di parole, per cui è la lingua per distacco con più parole, eccetera, eccetera, perché pre... di fatto si riempie di parole straniere, eccetera, più di quanto comunque le parole straniere si possono riempire di inglesismi. Va benissimo, ok, sti cazzi. Eh capite Tolkien l'elfico eccetera no? si riesce a fare a questo, a questo collegamento lo, lo riusciamo a vedere benissimo ma poniamoci una domanda fondamentale ma che cos'è la bellezza di una lingua eh, a parte che è veramente una cosa che sta negli occhi di chi guarda anzi nelle orecchie di chi ascolta ma cosa vuol dire che una lingua è bella eh, certamente le lingue sono diverse e consentono di fare cose diverse è molto più, fare, molto più facile fare il funky in inglese che in italiano per dire L'italiano o, o il tedesco. Ogni lingua ha delle peculiarità, questo è innegabile. Ma migliore o peggiore, con ogni lingua potrai fare cose che per quella lingua sono virtuosistiche o meravigliose, o bla bla bla, o persuasive, o che cazzo non so. Io. ok. Quindi, vabbè, un po', sì, un po' una visione idealistica, ovviamente. She later in the letter. Vedete, è un fortissimo legame. Legame con la cappella. Ha un fascino l'inglese di cui poteva essere innamorato Tolkien, ma certamente sì. Ed è un peccato, magari, che si perdano delle cose. Ma certo, è sempre un peccato che delle cose si perdano. Ci mancherebbe altro. Avrà avuto un fascino meraviglioso quella campagna inglese tardo-vittoriana, ma se, senz'altro. Sono convinto che le cose di cui Tolkien aveva nostalgia nella sua, nella sua mente, al di là dei nostalgismi infantili, eh, potessero avere una loro bellezza, non, non, senza alcun dubbio. Quindi, eh, sul discorso della lingua. Non, non c'è niente da aggiungere, siccome le lingue non si difendono, le lingue non si recintano, le lingue non hanno purezze, sono tutte cazzate. Eh, sul discorso della natura, dell'inquinamento, ok. Eh, sul discorso dell'omogeneizzazione culturale, sì, esistono, del, esistono degli elementi di omogeneizzazione, anche urbana, eccetera, eccetera. Ma a dove siamo oggi ancora a viaggiare è uno strumento di arricchimento e di, Al di là del discorso Giappone, eh, che può essere un estremo, ma molto soggettivo, è ancora uno strumento di arricchimento pazzesco e, e non, non. come posso dire. non sostituibile da altre esperienze in quel senso lì. Però sì, magari trovi il McDonald's qui, 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 è qui. ok. Esiste, è, è vero che esiste un'omogeneizzazione un commerciale, i centri, i centri urbani delle grandi metropoli hanno il, il sapore del centro commerciale, no, no, è, è un elemento, non è tutti gli elementi, forse l'omogeneizzazione della globalizzazione non è riuscita e forse non riuscirà mai a vincere la diversità, forse qualcosa ha vinto, forse altra ne ha generata

Il conservatorismo, la mentalità reazionaria, per sarebbe meglio dire reazionaria di Tolkien è straordinariamente attuale, cioè, è un, re, è un reazionario attuale. Perché in realtà le tematiche che lui ma certamente non solo lui, eh, Che lui proponeva non hanno perso di attualità e soprattutto non hanno perso di appeal proprio per chi la, la vede come lui. Quindi in realtà è molto interessante. Una certa visione avanti nel guardare indietro di Tolkien. Aveva capito molto del, del mondo. Eh, ci può stare. Quindi, qua siamo. una globalizzazione in macchina, ammazza e palle, globalizzare in macchina, bella rottura e palle. Comunque, okay. oggi, se devo pensare a qualcosa che connette l'intero mondo, non penso alla macchina, ma penso ovviamente all'aeroplano. Uh, vabbè, okay. Having looked at the larger consequences of cars and industrialization and their negative effect on Tolkien's ideal world, we should now look at why he actively disliked them in his personal life and whether or not, after all of this, he actually owned a car himself. Tolkien has stated that one of his inspirations while writing The Villains of the Lord of the Rings was the introduction of infrastructure to accommodate motor vehicles in Oxford. In order to make cars viable, roads had to be built. In order for them to be built, his beloved Oxford had to be turned upside down. Buildings had to be destroyed okay, and the entire okay. face of the city altered. Trees cut. <laughs> Mordor era un parcheggio. <laughs> down. And in his view, they were altered so deeply to make place for these loud. Ad esempio, questa cosa qui, no? Oxford che viene uh, mutata eh, da capo a piedi, no? Viene rigirata come un calzino per consentire la circolazione dei veicoli, eccetera. Eh... Io non posso dare torto a Tolkien. Non ho idea com di come fosse la sua città prima. Magari era effettivamente più bella, magari si viveva meglio, chi lo sa. È andata così. È andata così e basta. Eh... Posso, posso, posso immaginare il suo punto di vista. Che cazzo ne sappiamo noi di come era una città prima delle automobili, no? Magari era veramente più bello. Ma che lo sa, più bello. Magari, è stato... Magari al posto di Tolkien avrebbe dato fastidio a noi ancora di più. Ora abbiamo la città ai 30 all'ora. Porca miseria, Tolkien sarebbe contento dei 30 all'ora. Like Grazie, De Mr. Kingant. Grazie mille, del Prime. Grazie mille, De Prime. He had witnessed these machines, among others, be invented, start as rare collectibles of the wealthy, and slowly appear in every corner of every city and village in the world, which irritated him deeply. In letter sixty-four, he states that it is full made. Ford doveva essere proprio il suo idolo. avere una Ford, il Fordismo. Time by the trees and grass now, but the heavens are full of roar and riot. You cannot even hold a shouting conversation in the garden now, save about one a.m. and seven p.m unless the day is too foul to be out. How I wish the infernal combustion You cannot even hold a shouting conversation in the garden. <laughs> che comunque sono delle, come delle finestre su una vita che facciamo fatica a immaginare. an engine had never been invented. Or, <laughs> more difficult still since humanity and engineers in special are both nitwitted and malicious as a rule that it could have been put in rational uses, if any. With that said, existing and participating under specific circumstances that you disagree with does not necessarily make your opinion less valid. After everything the it's it's are both knit witted and malicious as a rule, that it could have been put in rational uses, if any. With that said, existing and participating under specific circumstances that you disagree with does not necessarily make your opinion less valid. After everything stated so far, you may be surprised to learn that Tolkien did in fact own an automobile. Okay, Having first equipment. ridden in a car as early as nineteen eleven in Oxford, Tolkien would go on to purchase his very <laughs> Ed era un pilota di grandissimo livello. he had a first motor car as a family car and morris Crowley, in 1932 ah beh, this si... car would often be used to transport ah luggage while the okay, Tolkien family went on essere, holiday with the professor himself driving beh. it is said that tolkien was not particularly good at driving unfortunately ah beh, and was siamo. a great terror while on the road running ah into walls and nearly oftentimes into people in traffic too according to his biography e ucciso diverse persone. the family car was hilariously even given a nickname joe or old joe after the first letters of its license plate and a few years later it was replaced by a newer car named joe 2 though tolkien oftentimes simply referred to it as the machine with his <laughs> che cazzo di parti? Che cosa? sei? È un momento gossip. Cioè, lo sapevate che Tolkien si riferiva alla sua, alla sua automobile come The Machine? Eh, sti cazzi, tra l'altro, si riferisse come gli pare. Stain of these growing alongside their increased use throughout the world and damage of the countryside. However, Tolkien felt compelled to sell Joe in the 1940s shortly after the end of the Perhaps how he saw this technology and its evolutions be used on the field of battle with the purpose of sowing death influenced his decision, and it is no coincidence that throughout his life he often contemplated how technology empowered mankind, while always seeing power with suspicion. Che bello! Cos'è uno Spitfire questo? Che okay, capite la passione di Mazzacchia? Invece Mazzacchia un po' un po' di tecnologia, la tecnologia gli piace un po' di più perché comunque gli aerei. Che meraviglia! Bellissimo. <clears throat> as it had the capacity to corrupt men and make them destroy both themselves and their surroundings. Nonetheless, having been an active cyclist even before owning a car, <laughs> he would notoriously, for the rest of his life and for as long as he could, use a bicycle as his main means of transportation. <laughs> he commonly used his bike to ride from his home. Ah, <laughs> guardate. <laughs> all the way to Oxford's Pembroke College and back on what was described as an extraordinarily high-seated bicycle while wearing a cap and voluminous gown. overall, Tolkien's views and hate of cars was born out of his personal first-hand experiences of seeing nature destroyed all around him in order to accommodate what was becoming a in his eyes, inevitable but bleak future for the world. He saw the old and beautiful elm trees being cut down near his house for the sake of a simple road expansion. And he... anche questa cosa comunque è una cosa d'altri tempi, perché ora pe, magari cioè per carità, eh, oggi ci sono ci saranno anche persone molto legate alla natura anche tra di noi, tra di voi, non lo so. Però comunque boh, io penso che l'idea di un grande albero abbattuto <coughs> è sempre che non sia malato, ovviamente è sempre un peccato, un dispiacere, certamente sì. Però, probabilmente una persona dell'epoca di Tolkien con il background di Tolkien feriva molto di più di quanto ferisca noi vedere un albero abbattuto. Sicuramente è una, una premessa diversa. Magari oggi ancora qualcuno che vive nella campagna o cosa del genere può avere forse una visione di quel tipo. Per noi oggi è una cosa più normale, più accettata. Pensiamo alle foreste, barba albero, eccetera. Quindi, evidentemente per Tolkien non era così. Eh, la sensibilità proprio da altri tempi eh non lo so. Le pronte, forse anzianotto, ma forse in realtà, forse nel caso di Tolkien, un po' per tutta la sua vita perché comunque le ha lavorato a queste cose per tutta la sua vita e non è che abbia cambiato molto la sua visione. Anche perché parlava, parlava dell'arrivo delle automobili, quindi boh, eh. ah, ma eh, certamente sì. Beautiful elm trees being cut down near his house for the sake of a simple Era road expansion, and he saw Little Oxford mangled and changed, and the world grow louder and more polluted than ever before. And it was from these personal experiences that cars took a more notable role in. in tutto questo in, in, presumo che Tolkien fosse una persona ambiente e benestante mi viene da pensare quindi. Anche il suo rapporto con la campagna, eccetera, forse era di un certo tipo. Beh, penso sia un po' da mettere nel, nel, nel novero delle considerazioni. Eh, esatto, Frazio, esattamente. Anche per me. Ah, mi fa piacere, Massimone, ti ringrazio, ti ringrazio. Anch'io preferisco fare le live, perché in realtà mi dai, dai l'occasione di dire che per quanto si, si possa essere, ci possa stare ogni tanto mettere dei video, magari un po' punto della situazione. Però poi in live si va molto oltre. Cioè, questo l'ha detto anche qualcuno di voi, no? Cioè, in realtà Usa eh, Twitch è un'evoluzione di Usa Channel e, e per me è un'evoluzione in meglio. Con tutto che ci saranno ovviamente le cazzate, però con tutto che, cioè, abbiamo sempre la possibilità di <coughs> volare. Comunque, His wider ideology, when non oggi non oggi it came to industrialization this stage that he started to think of their impact on the world as a whole, on a i hope you enjoyed the video. Ok, bella pezza. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ah, c'è più gameplay. Ma io PD voglio che esca quella cazzo di roba. Ma sai, Assalitore, se di sedinice, esalti le sedinice. Ritagli le frasi, belle è fantastico. Il problema di Nietzsche è che dentro a Nietzsche c'è tutto come si suol dire. Tutto e il contrario di tutto. Non è del tutto vero perché comunque il suo pensiero si evolve, eccetera, eccetera. Però Nietzsche è aforista letterario, eh. De qualche bella tirata, eccetera. Però non si, sì, sì, no, per carità, è una persona molto sensibile, una persona che ha molto sofferto. Sembra di sì, le pronte. Sì, sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Frazok. Assolutamente. Nietzsche. Pier 3, grazie mille del premio. Uh, Nietzsche a volte fa un po' tenerezza. Ma tenerezza, veramente, la parola giusta è tenerezza. Cioè, tenerezza è un bel sentimento. Fa un po' tenerezza Nietzsche a volte. Perché, comunque, nonostante tutta la sua sensibilità e la sua grande. Uh, anche capacità di andare oltre al pensiero comune, e quindi essere stato un pensatore eh, così importante cioè, del cavallo, esatto. Eh, è comunque una persona irrisolta molto irrisolta. Eh, non lo so perché non so i cazzi suoi poi degli ultimi anni so che ci sono delle lettere, delle, non frega niente di quando era nel, nel manicomice, eh, quindi, boh. però mi dà l'idea di una persona che la saggezza non l'ha trovata. Eh, <ride> sembra assurdo dire, ma Nietzsche è quasi una persona che non è riuscita a trovare una sua filosofia. Del tutto, secondo me. È, è qua, sembra quasi un percorso incompiuto il suo, no? Un po'. Uh. Bisogna, essere, bisogna essere un po' più anziani di Nietzsche mentalmente, secondo me. <ride> Molto, ha certamente uno spirito estremamente irrequieto, molto affascinante, poi nei suoi, nei suoi passaggi poetici e comunque critici, che sono fighi e tante cose sono belle. Però sì, anch'io piuttosto Emerson, piuttosto Peirce, ovviamente, e poi, e poi come fai a prescindere da Hobbes? E, e sembra una stronzata, uno dice: Cazzo c'entra Hobbes con Nietzsche? Hobbes c'entra con tutto, senza quel realismo, uh, che poi è precondizione del pragmatismo in Hobbes già trovi quella consapevolezza di, di un nominalismo maturo che non è lo scetticismo pironiano no? a Nietzsche gli mancano eh, il problema di inizio è che gli eh, per carità è eh, il grande pensatore ma magari, però gli mancano tanti strumenti a inizio, ma proprio intellettuali secondo me però slanci e spunti meravigliosi molto letterario secondo me. in ogni caso Regaz, ci siamo perché sono le ore 2 ore 11 di live. Quindi io vi ringrazio. Vi ringrazio molto di avere eh, seguito con questa live. Sì, sono d'accordo, frazo, assolutamente. e Vi ringrazio molto di aver seguito questa live. Ci vediamo. Eh, salvo extra, ci vediamo mar qui. Ci vediamo martedì alle ore. Eh, 18. Per chi segue gli sport. Mergani, soprattutto la Formula 1, ci vediamo alle 18.30 lunedì su YouTube con lo spareggio.